Te mi devi spiegare, Bronzi, perché tutte le volte c'è sempre problemi con questi microfoni. Guadagniamo veramente un sacco di soldi con questa radio. Io dico minimo si piglia 1 milione al mese e te sei sempre con questi microfoni. Miliardi. Una volta io torna, prendo una miliardi. Volta non torna. Miliardi. I miliardi. Oh, tanto è stecca e palle. Capito? Bene, buonasera a tutti. Benvenuti alla Notte del Mistero. Stasera abbiamo un ospite d'eccezione, possiamo dire, no? È venuta direttamente da Genova, no, fa le faccine lei, però so che se è una vogliamo donna... essere precisi, da Bordeaux. Ok, da Bordeaux addirittura. Ci sono venuta quasi apposta. Che onore, ragazzi. Da dove? Da Bordeaux. Da Bordeaux, il colore della mia Fiat 131 mi fa lottava tutte le volte, tornavo, perché lavoravo a Figline all'epoca, era stata segnalata una macchina rossa, come ti ricorderai. Sì, e ti hanno detto che ma chi non ha avuto una macchina rossa? Io. Ecco. Io non l'ho avuta. Ecco. Anche perché è una macchina rossa, io non ci andrei. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla Notte Mistero. Stasera avete capito, c'è Vanto Sovevata, perché ho messo i cartelloni, ho fatto i video, eccetera, eccetera. Stasera c'è Carmen Inconformista. Ho detto bene, no? Perché ti chiamo sempre anti-inconformista. Ma posso dire il mio nome vero? Certo, certo. Perché qualcuno dice, non dici il tuo nome, io mi chiamo Pace, così mi potete proprio scartellonare. Quindi per i detrattori di Pace. Pace, Carmen, detta gay, perché Carmen okay. Pace erano troppe in web, allora mi sono data questo nome anche d'arte, chiamiamolo così. Ecco, però io sono Carmen Pace. Ok, sì. Carmen Pace. Allora, buonasera Carmen, intanto poi presentiamo anche Riccardo Sacchettini, l'ex, posso dirlo? Ex, certo. Ex servo pastore di Francis, ma new entry della radio, quindi Riccardo Sacchettini. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Riccardo, poi abbiamo la Vera che sta facendo le parole così, ma chiesto se l'aiutavo e infatti sono in tedesco. Io già non riesco a fare quelle normali, figuriamoci quelle intese. Sì, esperta di giocoli. Esperta di giocoli. Eh sì, sa no, come si chiamano, ecco, le vittime. Non ne sapeva nulla. Ma no, ma i nomi sì, però. No, niente, zero. Cioè, anzi, c'è la pronuncia. È lei che ha dato la pronuncia giusta. La pronuncia corretta, sì, quello sì, va detto. E poi abbiamo qui la nostra colonna portante, che stasera proprio fa la colonna, si è messo proprio a reggere la parete. Riccardo Federico Pimpini, possiamo dire anche il nome, quello che ti hanno dato o no? Perché? Che nome gli hanno dato ora? Come, lo schiavo. Lo schiavo, ma porca miseria. Non vuole i Bronzi che lo chiamano schiavo. Ma chi è questo idiota? Ma perché? Ma come no? Che è il nostro ascoltatore, dai. Vabbè, È uno che c'è, è quello lì che ci voleva abbracciare. Io gli ho detto, ma sei fidanzato prima di abbracciarmi, perché ti ricordi alla cena? Ti voglio abbracciare. Ti voglio baciare. Io gli ho detto, ma te ce l'hai la fidanzata o no? No, allora posto lontano. Ah, Riccardo, di qualcosa poi cominciamo. No, io sono sempre in sciopero, però sono sempre stato precettato da Bronzi. Quindi stasera. No, vabbè, anche perché lui non vuole assolutamente. Perché sei in sciopero? Sciopero di caffè, nel senso, no, in teoria non dovrei fare nulla qui dentro. Ma infatti stasera non ho fatto nemmeno i caffè, l'ho fatti la vera. È vero. Sì, sono in sciopero. Allora sono in sciopero pieno. Esatto, profondamente. Ragazzi, facciamo serie. Allora, stasera, cioè, aspetta, mi dovete prendere il libro perché io ho la memoria alquanto labile. Io non ho visto nemmeno la copertina del libro. Vabbè, te lo faccio tanto vedere. Grazie. Carmen. No, prego. Cioè, io sono sempre la copertina viola in vostro onore. Lo so, io sono sempre l'ultimo a sapere. Allora, siccome mi hanno fatto questa domanda in tanti, io vorrei, insomma, la prima domanda che ti faccio è questa. Prima è perché hai scritto il libro sul mostro di Firenze, ma questo risponderai dopo. Allora, Carmen è l'autrice di Il mostro di Firenze, John Doe in Toscana, la storia osservata da un passante. Perché John Doe? Io l'ho scoperto perché me lo hai spiegato l'altro giorno in un post, però tanti hanno detto, ma perché chi è ispirato al cantante rock punk? No. Non sono della generazione che possa conoscere quel cantante, no. No, nemmeno io lo conoscevo. Io sono rimasta Eric Clapton, cose del genere. Comunque John Doe è il nome che danno agli sconosciuti. Cioè, se trovi un cadavere negli Stati Uniti, anche un vivo, se non sai chi è, lo chiami John Doe. Esatto, come le donne John Doe. John Doe e anche Baby Doe. Esatto, nel caso dei bambini. Allora, abbiamo spiegato il perché, no? Perché tanto John Doe. Perché, allora, c'è da dire anche una cosa: stasera se mi mandate i messaggi, io non vi prenderò nemmeno in considerazione. Se volete parlare con Carmen, Carmen è qui, telefonate. 055 24 77 985. Potete scrivere quello che vi pare. Siccome io lo devo dire, sapete che io sono una persona che dice sempre le cose come stanno, non ho peli sulla lingua, non ho mai avuti e nessuno mi cambierà mai. Siccome stasera ho chiesto a diverse persone di venire a fare un confronto, nessuno è voluto venire.
Quindi prendo atto, voi direte cosa vuol dire prendo atto? Prendo atto che io sono, come dire, prendo la posizione del fatto che voi non siete voluti venire a fare un confronto con lei. Detto ciò, se mi mandate qualche messaggio riguardo a questa storia, io stasera davanti a 30, 35 mila, 40 mila, 50 mila, quelli che saranno gli ascoltatori, io le leggerò in diretta. Bene, lo sappiate. Bene. Possiamo cominciare, scusa Carmen, perché no, ma mi dispiace, ma perché ci sono queste paure, no, di confrontarsi, no? Io ho già chiesto, vuoi venire a fare un confronto, quello no, lui dice cazzate, lei dice cazzate, lui dice cazzate. Ma confrontiamoci. Magari le cazzate le dice pure qualcosa te. Di buono. Non è facile confrontarsi. Io per esempio ho fatto la sindacalista per tanti anni. Oh, Madonna, anche io. Prima in un grande sindacato confederale, poi in un autonomo, no? E mi dicevano sempre: ma non hai paura di parlare davanti a tanta gente che ti contesterà, che ti dirà? A me non fa proprio per niente paura, anzi, per niente, cioè più mi attaccano e più quasi. Lei ci ha chiesto di attaccarla stasera, ecco, è vero? Ma però insomma, no. Evitare. Ma ragazzi, però se voi la vedete così piccolina e bellina, tutta bionda, per benino, poi educata, vero? Sì, molto. È sì, molto sì. Tranquilla, no? Poi su Facebook invece dà il meglio di se stessa. perché nello scrivere viene fuori la mia natura. Aia. Quindi sei come scrivi? Ah, sì. Ma dai, neppure sempre con noi sei sempre stato molto. Ma io ho fatto 35 anni nello Stato, e in che Stato, insomma, in quel ministero, e quindi ho dovuto imparare anche a contenermi, perché sai, poi le manette, sai, erano lì. Quindi insomma, sì, c'è stata un'attività di contenimento. Ma vengo fuori nella scrittura sicuramente. Sì, ma infatti devo dire che hai diversi, ma lo dico veramente, diversi detrattori che non, come dire, non vogliono assolutamente, quindi avere un confronto con te. Io non capisco perché ripeto, egli sarò antipatica, e pazienza. A noi sta antipatico o simpatia? No, per il momento glielo chiedi così, non poverino, lo metti. No, io ho un brutto difetto, parlo sempre chiaro, infatti sì. Rimango. Sì, perché c'è un fiorentino che non parla chiaro. Ma io rimango sulle scatoline. Non lo so, io ne avevo tre o quattro, mi ricordo a Genova nel mio giro, mamma mia, me ne dicevano sempre di tutto. No. Allora mi vengono a dire sei antipatica perché blocchi sempre. Hanno ragione. Perché quando uno mette la faccia beffarda oppure scrive ha ha ha, mi vuole segare. Ecco. E non mi segui, no. Vuoi segare il mio ragionamento, mi chiudi l'occhio, diciamo. Ma mi vabbè, chiudi la uno cerca di spiegare. E qui no, vabbè, ma sempre questo ha ha ha, ma che significa? No. Io sono sempre per i rapporti telefonici, sms, cose, io li odio. Tante volte mi dicono, ma perché rispondi a monosillabe? Ma che palle! Cioè, ma c'è il telefono, il Dio ci ha fatto la bocca. Anch'io uguale. Attento questo libro. Quando mi rispondono, cioè mi scrivono i papiri, la mia risposta è lunghissima, ok. Oppure sì, no, boh. Ma beh, sì, ma comunque qualcuno che è stato bloccato si dimentica di aver scritto, per esempio, ma che cazzata è questa? Che cazzata è? Non me lo devi dire, cioè, non... chi sei mio fratello? Ecco. Tra 400 posto me lo potrei dire, cioè, ci vuole un minimo di confidenza all'antica, no, ma certo. Ecco, io dico, ci vuole un minimo di confidenza perché tu mi dica ma che cazzata è? Certo. Non che ci siamo cioè, scambiati due post e mi dici che cazzata è. Per principio. Ma oppure vis-à-vis uno può fare un ragionamento, no, vis-à-vis andiamo a ubriacarci insieme di sicuro, non hanno idea di cosa si perdono. Allora dai, facciamo i seri, abbiamo già fatto tutta la presentazione, abbiamo spiegato il perché che nessuno ce l'abbia, tanto la realtà dei fatti è questa, io ho avuto anche il permesso di dirlo, quindi non ho assolutamente problemi, poi se mi farò dei nemici me ne farò una ragione, dormo lo stesso. Allora, Carmen, io porto fortuna. Perché da genovese hai scritto il libro sul mostro di Firenze? So, te l'avranno fatto mille volte questa domanda, vero? Beh, mille no, dai, otto, sette. Io sono poi molto, molto fantoziana e molto legata al personaggio di Fantozzi, quindi no. Sì. Io l'ho scritto per motivi sentimentali. Prego, prego, prego. Cioè? Io faccio parte della generazione, l'ho detto tante volte anche in Facebook, della generazione dei ragazzi uccisi. E quindi all'epoca si diceva, soprattutto dopo il secondo delitto dell'81, si diceva guardate che messo sotto pressione potrebbe venire spingersi in altre regioni, forse anche in Liguria, e quindi ricordo che col mio fidanzato
eravamo anche spaventati. Voi potrete non crederci, potrete ridere di questo, ma allora il terrore c'era. Vabbè. E prendemmo delle precauzioni, perché si diceva, no, sconfinerà, Firenze è troppo sotto pressione. E mi ricordava la mia gioventù, se voi considerate la mia età, che non vi dico, ma più o meno si è capita. No, io non sono... E vabbè, sono nata prima del Vietnam, prima che iniziasse la guerra del Vietnam. Ok, va bene. Quindi diciamo mi ricordo il 74, la mamma, la zia, le zie, le nonne. Oddio, hai visto quella povera mamma? Non solo la figlia uccisa, ma lo scandalo. Cioè, contava quasi più lo scandalo che il fatto che fosse stata barbaramente uccisa, eccetera. Poi l'81, vabbè, il primo dici, ma 7 anni te l'eri quasi certo, dimenticato. Certo, no? Certo. Il secondo, poi avevano la nostra età, mi ricordo. La bella Susanna e Stefano. Nell'82 c'erano i mondiali, noi eravamo tutti gasati, so, più o meno, viene proprio questa cosa. Poi ricordiamoci l'Italia di allora, perché eravamo giovani, sembra tutto bello, no? Ma era l'Italia del terrorismo nero, del terrorismo rosso, della mafia, della camorra, di quello, di quell'altro. Cioè, e ci si metteva anche il mostro. Che tra l'altro, scusami se interrompo, no, molti vengono, dicono e ipotizzano che il mostro, oppure chi per lui, cominciò a uccidere proprio per deviare il pensiero che c'era il terrorismo, c'era la mafia, c'era poi gli omicidi, invece per lasciare tranquilli poi tutti gli altri. Guarda, è una teoria che mi affascina, sì. Ma in realtà c'era tanta e tale confusione in Italia che in effetti poi passavano un po' in cavalleria, come diciamo noi, perché poi passava anche un anno, arrivavano gli attentati, arrivava di tutto. A quel punto te ne dimenticavi anche, quindi sì, deviare può essere una teoria che personalmente mi affascina, però in realtà poi li dimenticavi finché non capitava. E nell'83 ero in viaggio di nozze, mi ricordo che eravamo sul pullman a San Francisco e qualcuno, ora non chiedetemi ricordi precisi, disse: ma lo sapete che il mostro di Firenze ha colpito proprio sul pullman, sì. No? Mentre, quindi mi guastò un po' il viaggio di nozze. Nell'84, vabbè, ero già grande, parliamo, ero giovane ma grande, ma questi due ragazzi, così giovani, così carini, e poi paparontini, chi se lo dimentica? Nell'85 ricordo che passò anche un po' così, perché erano due francesi, no? Quindi si diceva, se la sono un po' cercata, si sono messi, quindi il clima dell'epoca, poi alla fine... non era di grande pietà, ma era un po' di se la sono cercata, ma dove si sono messi, ma dove andavano, non sono prudenti. Quindi quel colpevolizzare le vittime che ancora adesso ogni tanto si sente, no? Quindi ho riattraversato tutta la mia giovinezza ripensando attraverso i delitti del mostro di Firenze. Quindi chiedo scusa alle vittime se attraverso di loro ho recuperato una parte della mia vita, una sorta di terapia, e poi dopo naturalmente ho voluto vedere qualcosa di più. Certo. Ecco. Perché cosa non appassiona anche il personaggio Pacciani, ora ne parlavo con Vera, e non lo so, anche per questo io mi farò dei nemici, quindi anche voi ve ne farete di altri. Vabbè, noi abbiamo il callo, abbiamo tutte le offese, perfetto, abbiamo ricevuto. Perfetto. Anche le minacce. Minacce, sì, minacce sono... Vabbè, che minaccetta, vabbè, anch'io. E no, così, no, cioè il personaggio Pacciani va oltre Pietro Pacciani. Quindi quando guardavo il processo, il primo processo, mi ricordo che... ne commentavamo con i miei amici e aveva un carisma perverso, però ce l'aveva. Sì, esatto. Ultima motivazione, diciamo, delle tante, vabbè, nel 2014 ho fatto una gita con degli amici e passando vedevo Calenzano, Scandicci, così ho detto, ma guarda un po', mi è tornato prepotentemente alla memoria, ho cominciato a parlarne un po' in giro, a fare una statistica, e quasi tutti mi hanno detto, ah, il mostro di Firenze, ah, Pacciani e compagni di merende, sì, mi ricordo. Nella testa dell'80% dei non fiorentini e non toscani ci sono solo Pacciani, esatto, e compagni, ovvio, di merende. Perché a livello nazionale la notizia era quella. Le immagini del processo, il Vanni, Lotti, Pacciani e tutta la compagnia che gli faceva da contorno. Pertanto a livello nazionale te quando vedevi un TG, chi vedevi? Pacciani, Lotti e Vanni.
Sì, nella, fuori Toscana, perlomeno, la fuori percezione Toscana. Più... A livello nazionale sto dicendo, qua invece era... qui Firenze si era già divisa in innocentisti e colpevolisti al volo, anche perché insomma io ero un innocentista, perché a parte Pacciani era quello che era come uomo, anche Vanni, il Lotti era lì, poverino, mi spiace per lui, ma non era né carne né pesce. Manca anche giovedì, che si apre. Ma anche mezza settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì li mancano tutti. Però il Vanni e Pacciani non erano degli stinchi di santo, anzi tutt'altro, ne avevano fatte di cotte di crude. Pacciani, primo omicidio, cioè l'omicidio certo che ha fatto, quello del 51, insomma. Poi ne ha fatte di cotte di crude, ma come si fa a vedere nel Pacciani il mostro di Firenze? Uno che non lascia tracce. Si fa. Io ho litigato col barista due settimane fa, perché sentivo una trasmissione e mi disse: ah, dice, ma voi fate la trasmissione sul mostro di Firenze, state dicendo delle merite cazzate, tanto le posso dire parolacce, io voglio, le posso dire parolacce. Merite cazzate, e ho detto, vabbè, le cazzate, sono teorie, cioè, ma i giudici hanno già condannato Pacciani, prima cazzata che hai detto, perché non è vero che poi è morto innocente in attesa del secondo processo. Esatto, quindi già qui ti fa capire che a livello intellettuale già non ci siamo, perché non segui neanche quello di la televisione. Vabbè, la televisione bisogna stare anche un po' attenti, cioè gli unici condannati effettivi vanno Lotti. Poi mi dicono: a te ne vuoi sapere più dei giudici? No, io non voglio sapere più dei giudici, però se tu seguissi bene tutta la storia si capisce proprio bene, ma proprio in maniera molto palese, che ci sono cose che non tornano. L'hai scritto anche, io non voglio anticipare, no, perché vorrei che la gente il libro lo comprasse. Tra l'altro Barbara Florida mi ha mandato un messaggio di dirti che il libro è bellissimo, l'ho letto in 3 giorni, lo ha comprato, bontà sua, ecco, bene, ti saluta Carmen. E abbiamo la prima fascia, torniamo fra 2 minuti esatti. Ciao a tutti. Ci siamo. Beh, siamo tornati, non ci avete abbandonato, vero? Niente, stavo dicendo io del fatto del barista, che era convinto nella maniera più assoluta che Pacciani fosse colpevole, ma anche bene, per l'amor di Dio, ma era convinto semplicemente perché lo avevano condannato i giudici e perché lo avevano detto in televisione. Ah, e vale qui il detto, no? Tu puoi essere un ingegnere nucleare, ma se tua nonna ti dice che una cosa è stata detta in televisione, te hai torto. Vabbè. Che in realtà è fatto è questo, perché lo dice la televisione, allora non c'è un discorso di ricerca poi intrinseca, no l'ha detto la TV, quindi Pacciani è mossi e certamente lui. Va bene, per me non è così, siamo in Italia, per il momento vogliono farci credere che siamo in democrazia, ognuno può dire quello che vuole, quindi secondo me il Pacciani non è il mossi Firenze, posso dire, no? Ma non solo lo puoi dire, riprendi quello che fu detto all'epoca soltanto dal giudice Antonio Di Pietro, per simpatico antipatico che sia, non entro in merito, ma quando nel 94 uscì la sentenza e quindi la maggior parte degli italiani tripudiava, nel 96, abbiate pazienza, uscì la sentenza di assoluzione e quindi molti tripudiavano, altri invece deprecavano. Mi ricordo alla sola voce di Antonio Di Pietro a levarsi, disse: ricordatevi quando poi morì, che è morto da innocente, no? E, però secondo me non è proprio così, c'è un cavillo. Lui era in ogni caso sotto processo, perché la Cassazione respinse quella soluzione. E come dico nel libro, lo accenno soltanto, perché inizialmente il libro ha 600 pagine, no? E poi il mio editore mi ha detto: non ce la faccio. Non è che sia molto meno. So. Vabbè, 400 abbiamo, no, stringato. 4,40. Lui fu iscritto nel registro, insieme agli altri 3, perché poi c'era Faggi. Poi fu tolto. Non si capisce bene il perché. Perché si doveva istruire un processo a parte per lui, non l'ho capita.
Non l'ho capita perché sono ignorante, non sono un avvocato, non sono un giudice. Allora, se il processo era i compagni di merenda ed erano quattro, doveva esserci dentro anche lui. La, certo, sua posizione fu stralciata. Questo sembra fatto apposta per dare fiato a chi poi dice è stato ammazzato, perché, sì, guarda caso, quando doveva iniziare poi il processo per lui, lui muore. Quindi tecnicamente non so se sia morto innocente o meno, e mi interessa poco, perché, sì, no, vabbè, noi non siamo legulei e quindi non siamo qui a dire no, ma l'articolo... No. Vi dico questo, così mi faccio un altro po' di nemici e domani non esco proprio da Firenze, perché mi hanno come la congiura dei pazzi 2.0, no? Se Pacciani era veramente quello che dicono, se ha fatto quello di cui lo accusano, allora forse era davvero il mostro di Firenze, e che io stento a credere che lo abbia fatto, sì. Questo è il punto, perché, sì, se davvero nel 51 ha fatto tutto quello che dicono, ma le sentenze dicono qualcosa di diverso, se veramente ha fatto quello che dicono alle figlie, che non è nemmeno quello che abbiamo sentito alle udienze, ma molto molto, sì, di più, se davvero ha fatto quello che ha fatto alla Angiolina e a tanti altri, forconate, dita negli occhi, non lo so che cosa gli manca, un rapporto col feroce Saladino, poi veramente c'è tutto, allora poteva anche essere il mostro. Perché c'è una tale quantità di turpitudini addossate all'uomo che tutto sommato ci starebbe come mostro. Sì. Infatti, in un famoso libro, no, qua siamo per il mio, ma c'è un famoso libro che lo denigra, che la legge, la famosa leggenda, gli attribuiscono un episodio simpaticissimo, no? C'era un grosso toro enorme, tipo Toro Miura di Corrida Andalusa, e nessuno osava prenderlo per portarlo su un camion, lui da solo lo prende per le corna, roba che, cioè, Manolete e il cordobès Dominguin si devono suicidare, sì, perché Pacciani da solo avrebbe preso un feroce toro per le corna e lo avrebbe imbarcato su un camion, cioè era una belva, sì, una belva umana. Ma se ha fatto, se ha potuto... Andiamo sempre, arriviamo sempre poi alla tua genovesità, no? La belva umana. No, ma è forte in me, sono nata, vissuta, cresciuta, e quindi non, certo, rinnego Genova sicuramente, poi non ci sto dentro fino a un certo punto. Quindi per i genovesi non sono genovese, per quelli di fuori lo sono, un casino di identità. Quindi voglio dire, io ritengo che sia stata esagerata, non era uno stinco di santo, d'accordo, non lo era neanche Vanni, però che significa questo? Significa che se guardi un porno sei un serial killer? Significa che se ti piace andare con delle ragazze giovani... Volevo però fare una domanda. Un serial killer? Allora qui potenziali serial killer sono, sì, tanti. Sì. Ah, sì. Una riflessione. Perché prima abbiamo detto che Pacciani comunque è una mente, è carismatico, non è un personaggio da poco... No, però guardando il processo, il primo famoso, sì, ha una difesa incredibile, Bevacqua e Fioravanti si muovono molto bene, ma l'unico che si muove malissimo a difendersi è proprio Pacciani, perché Pacciani ha un atteggiamento continuo, bugiardo su gli elementi oggettivi che lo appellano come mostro, ma anche in generale, un po' su tutto, sì, come tipo andare a caccia a Frodo, si dice, sì, Frodo. Di Frodo, cioè poteva essere lui, tante persone avevano testimoniato che lui andava a caccia di Frodo, lui negava assolutamente, cioè nel senso, questo i giudici l'hanno vista come una sorta di colpevolezza anche per altri. Beh, l'imputato nega, ha il diritto, è proprio il suo diritto quello di mentire. Ma no, ma per l'amor di Dio, però secondo me lì c'è stato, ma questo è un parere mio, anche un discorso di avvocati che non è stato proprio consigliato. Cioè, voglio dire, Parolisi nega, Boninconti nega, quell'altro di Garlasco nega, ma Pacciani, non è che non... tutti negano. Però Pacciani aveva un modo caricaturale di negare, cioè era talmente evidente che stava negando. Poi con il Santino di Gesù quando Cristo piangeva senza lacrime. In un'Italia in cui sventolare magari un santino poteva fare ancora il suo effetto. Oggi, no? Sicuramente. Ecco, io non lo so cosa avesse in mente Pacciani.
So che i suoi avvocati avevano un compito molto difficile, perché era un colpevole perfetto, brutto, sporco e cattivo. E quindi i miei complimenti sia al defunto Buonanima Bevacqua che a Fioravanti, perché sì, era un compito proibitivo. Lui anche s'alzava e diceva quelle cose, però acquisì anche delle simpatie. Se è vero che dopo l'assoluzione ci fu un applauso. Sì, qui a Firenze, esatto. Non a Milano, non a Catania. Cioè, c'è il filmato qui su YouTube dove si sente in maniera molto evidente l'applauso. Cioè, quando attacca l'Asperduto oppure attacca quell'altro, il Nesi, neanche lo nomina, tra l'altro. Il Nesi non lo disprezza, non lo nomina nemmeno. Cioè, racconta bugie, ci mette un po' di verità. Io questo non lo so. Io so che a molte persone è piaciuta l'ambientazione boccaccesca. Sì, che poi, sì, purtroppo per voi, voi siete molto studiati, no? Chi si studia quando si inizia a farsi il mazzo sui libri, no? Mm-hmm. Guinizelli, Cavalcanti, che sono carini, Dante, insomma, un po' Petrarca, Boccaccio. Quindi non è che, voglio dire, no? Poi arriva il Manzoni, ma che sciacqua i panni in arno. Cioè, voglio dire, siete voi e l'Italia, no? Come dire, il vero vernacolo. Il vernacoliere è un grande successo, anche certo, a Genova è sempre esposto nelle rare edicole che sono rimaste aperte. All'altro ci scrive anche un mio amico che ci ha ascoltato, si chiama Claudio Marmugi. Ah, è Marmugi? Marmugi, che è un grande attore, artista, fa 2 miliardi di cose. Voi scontate la superiorità culturale sul resto dell'Italia in questo modo. Cioè, Pacciani, lo dico per me, non parlo a nome di nessuno, però mi ricordo anche dei commenti quando appunto parlava quel toscano, andò no, mi sembra di sentire Dante Alighieri in una salsa più pedestre, ma era questo un po' il fascino di Pacciani, cioè quell'interpretare una toscanità greve, ma che era sempre quella in cui noi eravamo cresciuti, perché specialmente poi chi faceva il liceo classico, io purtroppo l'ho dovuto fare così, no? A volte ci si esprimeva persino anche in questi termini. Cosa voglio dire che difendo Pacciani? Ma la gente pensi quello che vuole. Io nel libro faccio delle analisi anche in base a delle bugie che sono state dette su di lui. Possiamo sapere quali? E adesso dovrei ricordarmele, nel senso che ho 1,5 chilometri di appunti, cioè alti 7 metri, e quindi a partire dal 51. Bene, infatti volevo arrivare proprio lì. A partire dal 51, dove il pubblico ministero, non il difensore, ma il pubblico ministero allude ad altri sulla scena del crimine. Mi perdoni Davide Cannella, lo so che scena del crimine non è da dire, ma insomma, sul sito del crimine. Quindi è stato lo stesso pubblico ministero a insinuare che ci fossero altre persone, quindi persecuzione di altri compagni di merenda, ma in realtà l'idea che non possa aver fatto poi tutto da solo. Quindi ci sono delle bugie lì. Lui poi ha fatto 13 anni di carcere. A quei tempi i carabinieri erano sul territorio e controllavano tutti i pregiudicati, no? Io mi ricordo che quando facevamo le licenze, ai miei tempi si facevano ancora le licenze, le faceva la questura, i carabinieri dovevano solo risponderti se avevi dei precedenti o no, ti dicevano anche cosa faceva tua madre, tua zia e tua nonna. Lo controllavano, era molto controllato, quindi anche tollerata questa caccia di frodo, se vogliamo, cioè no, io non posso avere, nonostante la riabilitazione. Ma perché un Pacciani si sbatte tanto per avere la riabilitazione, per la quale c'è stato l'avallo anche dei Bonini, perché perlomeno li avranno consultati, ecco, si sbatte e poi dopo 4 anni si mette a uccidere? No, per carità, tutto può essere, no? Nella vita noi umani siamo capaci del tutto e del più, ma è strano, no? Un impegno veramente inveterato per ottenere questa riabilitazione e poi ricomincia a uccidere. Boh, è strana questa cosa, perché lui ci teneva molto anche a riabilitare la propria figura, pertanto a essere pulito. Esatto. Poi quando sono arrivate le bugie su di lui, perché ce ne sono altre dette su di lui, sia che riguardano anche un pochino il rapporto in famiglia, cioè lì c'è una dissertazione sul libro noiosa persino per me che l'ho scritta, e quindi chiedo scusa a chi l'ha letto, però c'è tutta una dissertazione sulle registrazioni e sulle intercettazioni. Io vi ricordo
un certo Pappalardi che andò in carcere accusato di aver ammazzato i suoi bambini e fu scagionato di Gravina. Di Gravina, bravissimo, nel 2006. Fu scagionato grazie a una perizia fonica molto accurata, perché in un primo tempo quella frase dialettale fu interpretata in un modo, poi arrivarono degli esperti del posto e dissero: no, veramente ha detto no, questo si è fatto. E adesso è stato non solo scagionato, ma la principale accusatrice, la ex moglie, dice: no, ma non è stato lui. Cioè, molte persone accusano altre anche per il solo gusto di farlo, per la cattiveria, per delle rivalse personali. E Pacciani era abbastanza odioso, no? Reattivo, volgare, come niente ti dava veramente, no? Lo dice anche in tribunale, gli detti due pugni, ma a me è rimasto qua, è tanto bello. Era uno che reagiva come niente, quindi come poteva essere amato un personaggio del genere? Persino il parroco del posto dove lui abitava, Ampinana, dice a Mixer: era brutto. Cioè, non è carino, no? Sentirsi dire, anche da giovane se lo sarà sentito, certo, dire, no? Quindi un uomo molto fuoco. Quando era ancora più focoso. Ecco, era un uomo che prendeva molto male i rifiuti delle donne. Ma infatti veniva chiamato il vampa perché prendeva subito fuoco, faceva la vampata. Ma qualcuno dice anche perche esatto. Era mangiafuoco, anche queste sono verità. Io so perché falsità, il vampa so? Perché prendeva fuoco subito, perché si incavolava. Io so questa, quella anche quella del mangiafuoco nelle fiere. Io sapevo che il nonno di un mio amico con cui ho parlato, dice, lo chiamavano vampa perché una sera a una festa di paese aveva provato a fare il mangiafuoco e gli era preso fuoco tutto. Quindi, pensa tu quante versioni su un singolo episodio, anche così stupido, girano su quest'uomo, no? Certo. Ecco, quindi senza volerlo mitizzare, forse a prenderlo così di mira lo hanno un po' favorito quasi, no? Rendendolo un mito al contrario, come a volte purtroppo accade, no? Come ho sempre detto io, c'aveva il physique du rôle, brutto e cattivo, cioè peggio di così non poteva essere, violento nei modi, brutto e cattivo, è quello che sintetizza l'essere Pacciani, pertanto era il colpevole perfetto. Il colpevole perfetto era guardone, aveva forse una pistola, un fucile sicuramente, una pistola non si sa. Era un guardone. Beh, se tu conti, qui ci tengo a dirtelo perché l'ho postato proprio ieri, l'altro ieri sulla mia pagina, che Giosuè Ruotolo, condannato non in via definitiva per l'omicidio della coppia a Pordenone, secondo l'accusa ha ucciso con la pistola di suo nonno, quindi un ragazzo nato nel 1992, non so di quanti anni possano avere questi ragazzi adetto, aveva la pistola di suo nonno, una Beretta, ma non parlando di Ragone Trifone, sì, e la Teresa, sì. Esatto, aveva una pistola, una Beretta 7.65 mi sembra, ecco, e l'aveva considerata, non si sa nemmeno fosse legale o illegale, però ce l'aveva. Cioè c'è un numero impressionante di persone che ha delle armi in mano. E noi specialmente nel dopoguerra, poi dopo la caduta del muro di Berlino pare che ci sia stato un fiorente mercato, quindi una ripresa, i famosi Kalashnikov li tiravano indietro, ecco. Quindi il fatto che avesse delle armi, come tanti purtroppo, io lui ha sempre negato il fatto che negare sempre, dice quell'uomo, diceva quell'attore sempre, milanese, ma negare come quando la moglie ti trova lì, negare ma a volte gli stavo facendo un massaggio ma a volte non è anche controproducente negare. Vabbè, non è che fosse Einstein, cioè, certamente vabbè, non fosse Einstein, ma non ci sono gli avvocati, ecco lì volevo arrivare io, cioè lui poteva anche non essere Einstein, siamo d'accordo, anche se secondo me in realtà si parla tanto di questa gente, sembra che Salvatore Vinci era uno stupido, lui era uno stupido, no, era tutto Vinci, fuori, no. Che è stupido Salvatore Vinci, no. Forse non molto acculturato, ma stupido no. Voglio dire voce, che non era Einstein, che faceva degli errori anche lui, faceva degli errori, però secondo me in un processo del genere devono essere gli avvocati a dire: guarda, certe cose le puoi anche dire, secondo me, cioè a negare tutto dalla A alla Z, qualsiasi cosa, secondo me non è anche... questo è il mio parere, erano due linee però differenti, esatto. In quanto con Fioravanti poi ci sono stati dei contrasti, sì, esatto, ma almeno così risulta, ecco. Quindi bisogna anche vedere lì, perché poi nel secondo processo arrivò Marazzita, esatto. Marazzita che anche sul banco degli avvocati stava a parte, no? Lui da una parte e i due dall'altra. Questo un po' a significare che avevano delle vedute diverse, delle impostazioni diverse, no? Ecco,
cosa vedere in questo appello così veloce? Cioè, voi fate un processo che dura un anno, che viene seguito da Ulan Bator a Città del Capo per condannare un uomo per 8 duplici delitti, poi per il 68, poi mi spiegherete il perché, visto che c'era già un... E quello continuo a dire sempre io, ma come? Ecco, cioè, era già uscito di galera, aveva già scontato la pena. Voglio dire, non siamo avvocati, non siamo giudici. Ah, mi fai un processo di un anno, una cosa spaventosa. Poi in due minuti di appello, sono tutte stupidaggini, sono tutte bischerate, e assolto. Cioè, ma si rimane sconcertati veramente, insomma, no? Con il pubblico ministero che chiede l'assoluzione. Cosa deve pensare un cittadino italiano? Un cittadino cosa deve pensare? Che cosa è successo? Ecco, cosa è successo? Io penso che quel processo cercava il mostro, l'ha trovato, non era quel mostro, quindi la prima sentenza probabilmente individua un mostro, che non è quel mostro, è un altro mostro, perché un'altra storia è del secondo mostro di Firenze, che è Pacciani, e quindi c'è la Sperduto, c'è gli omicidi collaterali forse, c'è il Vanni, c'è quest'uomo prepotente, probabilmente c'è un'altra storia, un'altra trama, che è quella di Pacciani. Ma però volevo fare una domanda, che è un po' questa. L'opinione media a Firenze ora secondo me tende a dire no, Pacciani non era il mostro, però qualcosa c'entrava, sì, o qualcosa sapeva. Ecco, a proposito di questo, io ti risponderei molto volentieri, ma devo prima spendere una parola su Vanni. Sono stata accusata di difendere il Vanni. Ma lo sai che Vanni era... Ma perché questo discorso, sono stata, non te, stai spiegando i fatti, accusata di difendere... Perché è una colpa difendere anche Vanni. Cioè, il povero Vanni, che era un uomo anche lì, come tanti io ne ho conosciuti, ricordatevi che la mia generazione è figlia di quelli nati in quegli anni lì, quindi che vivevano in quel modo, che avevano l'osteria, e insomma... Il Vanni veramente poteva anche valere poco. Io ho ascoltato la testimonianza anche di suo nipote, molto interessante, no? Ma che c'entrava il Vanni, ragazzi? Ma perché rovinare Mario? Io sono totalmente d'accordo. Ma perché? Ora Pacciani lo capisco. Ma Vanni, dai ragazzi. Vabbè, gli era stato messo nel mezzo dei Lotti. Non voglio parlare del Lotti. Ma voglio rispondere a lui. Prego. Ultimamente, secondo me, questa cosa salva capre e cavoli. Se dico che non è stato Pacciani, sembra quasi che lo voglia difendere. Se dico che è stato Pacciani, no, perché passo per Pirlone, perché effettivamente sono troppe le circostanze venute fuori. Allora, facciamo una via di mezzo. Non è lui il mostro, però c'entra, però sapeva, però aveva visto, però era ricattato. Insomma, poi abbiamo le variabili indipendenti o dipendenti. È un modo per dare un colpo al cerchio e uno alla botte e non prendersi nessuna responsabilità, ma per carità, uno non è che deve, però una responsabilità morale, soprattutto qui a Firenze, no? Dove il caso ovviamente ancora fa parlare, e per non sbilanciarsi. Perché poi se ti sbilanci ti fai veramente dei nemici. Cioè, in un mondo poi come il web, no? Dove basta che tu dici, tale attore non mi piace. Io sono stata insultata a sangue perché ho detto che non mi piaceva Silva Coscina. No, dico, era una bellissima donna, tu non sai manco chi è, non eri ancora nato quando lei già se n'era andata, ma insomma, una delle più belle attrici che ha lavorato in Italia. Però come attrice, come ti permette? Se vai a dire per me Pacciani è innocente, può darsi anche che ti trovi qualcuno sotto casa. Cioè, non lo so, c'è un po' di paura, no? Anche ancora che ci sia qualcuno vivo che ti viene a cercare. Non lo so, a volte succedono queste cose, no? O che ti suoni il campanello. Diciamo così, un po' centrale, un po' no. E poi i mandanti, tutte queste storie. Ma sì, viene sempre... Trame felliniane con il vippone che si sarebbe appoggiato a Pacciani, sì, esatto. Cioè proprio alla Fellini, no? Sarà, può darsi, che il grande VIP si appoggiasse a Pacciani, ma ragazzi, che coraggio! Non lo so, non posso smentire niente, lo trovo eccentrico, ecco. No, certo, ognuno poi è libero di pensare come vuole, rimane il fatto che tutti hanno la verità in tasca,
però poi nessuno ci crede, cioè, vogliono avere tutti ragione, tutti. Io ho sentito delle cose, quello che stai dicendo te sono assolutamente cose normalissime, le cose che io ho sentito, no? Lo dico sempre, Vigna nascosto, Vigna non c'entrava assolutamente niente per quanto riguarda, totalmente fuori a qualsiasi contesto, persona seria, poliziotto in eccellenza, magistrato. Attenzione, non l'hai, l'hai declassato. Poliziotto è stato. No, Vigna. È stato anche un poliziotto, no? No, che okay, bene, ho detto. No, no, lui è partito come pretore di Borgo San Lorenzo. Okay, vabbè. No, no, non volevo declassarlo. No, no, volevo no, dare no, a Cesare qualche ma giustamente, no, no, ma anzi, io sto facendo un elogio perché viene raccontato che nel 1968, lo dico, nel 1968 Vigna sarebbe stato dietro un cespuglio mentre la Locci e lo Bianco facevano all'amore e lui guardava masturbandosi e poi loro il mele buttato la pistola e lui l'ha presa e come cioè, questo è un porno un po' di quarto sì vabbè. Delle cose un po' caso, quindi vabbè, non, vabbè non scandalizzerei tanto siccome qui la confidenza viene da una persona che è la mamma di una ragazza che segue, io non vorrei parlare di questo perché viene dalle confidenze di una persona instabile, non ci si può certamente basare. E poi insomma la teoria Vigna lasciamola un po' da parte, cioè le responsabilità di Vigna casomai sono altre, a mio parere, ecco. No, vabbè, certo. Però queste sono teorie che tra l'altro sono talmente indimostrabili che ne parliamo a fare, voglio dire. Parliamo di quel poco che abbiamo in mano. Ci sono persone che si attaccano a queste cose, ma anche con cattiveria. Beh, ma il potente che pecca è molto affascinante. Sì, come Narducci, nel senso. Narducci poi insomma, era bello, era tutto ce le aveva. Pensare che avesse che fosse Dr. Jekyll è sempre affascinante. Tu parli anche di questo nel tuo libro, no? Ricordiamolo, sei qua anche per promuovere il libro. Come si fa a non parlare del dottor Narducci? Un uomo bello, intelligente, che aveva tutto. È come se io adesso vi lasciassi qua, scusate un attimo, ho ricevuto una telefonata e mi vado a fare una gita sulla mia barca. Sì. Cioè, quello è successo, stavo facendo una lezione. Stava dando degli esami, una sessione di esami. Ah, non stava una lezione. Vabbè, ma mettila come vuoi, stava lì in cattedra insieme ad altri, ora se tenesse lezione o esami, poco importa. Riceve una telefonata senza cellulari, quindi non so dove lo abbiano chiamato, cosa gli abbiano detto. Scusate, me ne vado, corre, prende la barca e si affoga. Insomma, tutto questo evidentemente non può non affascinare. Quindi molti miei conoscenti, quelli diciamo dello step superiore, ci sono quelli che dicono, ah sì, facciamo i compagni di merendi, e quelli sono... Okay. Poi c'è il livello superiore, il secondo livello, che un pochino si è interessato, maggioranza di quelli che conosco io, Narducci. Teoria Narducci. Io conosco altre persone. Ragazzi, sono le 22:15, si va in pausa pubblicitaria, se i bronzi lo permette. Manca 30 secondi ancora. Ma bisogna essere molto precisi. Ah, ok, va bene. Quindi ora. E il mondo è ancora pieno di Narducciani. Ok. Fabrizio, la domanda a Carmen gliela farò subito dopo la pubblicità. Dove andiamo più nel concreto perché ci stiamo un po' scaldando. Non è mica finita la trasmissione, siamo agli Abbiamo appena messo in moto. Abbiamo appena messo in moto, noi siamo come il diesel. No? Anzi, ricordiamo il numero telefonico eventualmente: 055 24 77 985 per chi vuole chiamare in diretta. E per chi ha le palle, eccoci e si va in fascia. 2 minuti dopo, e torniamo. Dopo. Ci risiamo, Angela? Bene, siamo tornati. Vi volevo dire che il nome Pacciani, secondo alcuni, è semplicemente un derivato di pace. Chissà, una parentela. Veramente, è scritto tra le varie ipotesi. Io devo cominciare a farti domande che mi prego, arrivano. Prego. Perché te mi vedi col cellulare, ma io non è che mi diverto, sto leggendo quello che mi dicono su di te. E... lasciamo perdere. No, lasciamo perdere. No, no, non sono stati cattivi, devo dire la verità. E vabbè, qualcuno ha detto, vabbè, lasciamo perdere. No, no, ma dillo, mi diverto. No, no, ha detto, dice, no, lasciamo perdere, perché dice un po' di stupidaggini. Ma sì, ma è vero. Ma, quello... ma sul mostro di Firenze, altro che stupidaggini, se possono quasi dire. Esatto. Non abbiamo niente in mano. No, ma io però invito, ma veramente senza nessun tipo di critica, invito quelli che dicono, dice di stupidaggini a chiamare e a dire la propria. Potremmo chiamare questa storia chi ha detto la stupidaggine più grossa. Okay. Ecco, invece di chiamarla il mostro di Firenze, chiamiamola così, perché
non abbiamo in mano granché, e anche rispetto ai singoli episodi delittuosi, presi uno per uno, che nel libro sono analizzati dal punto di vista del cittadino comune attraverso le domande che mi ha fatto la gente. Adesso non è che io abbia Piazza De Ferrari piena di gente, che, ma parlando negli anni, sapendo che scrivevo e che mi interesso di nera, di cronaca, mi è sempre piaciuto, nelle domande più frequenti e le osservazioni. Quando per esempio si parla del fatto che potrebbero esserci stati in 3 o 4, o che addirittura possano essere stati uccisi altrove, sono teorie che vengono dalle persone. Questa è una cosa, del fatto che siano uccisi potrebbero essere stati uccisi altrove, scusami. Sì. Io mi mangio le parole in questo, non so perché. L'altra volta ho artefice, ho detto se erano uccisi. Infatti qualcuno ha criticato il fatto che tu dicevi, avresti detto che gli omicidi non siano avvenuti proprio nei luoghi dove sono stati trovati. Io l'ho ipotizzato e non l'ho detto, tanto per cominciare. Ci mancherebbe che io chi sono io per dire questo e questo e questo. Ma più d'uno, io non so se le persone che sono così draconiane parlano con la gente o parlano soltanto con un ristretto gruppo di amici fiorentini. Vi invito a parlare anche fuori Toscana con le persone che hanno una visione lontana, diversa, ne sanno molto meno, però al tempo stesso hanno una visione più lucida. Io già non lo sono più, è come se fossi qui quando parlo, è come se... ma persone di fuori, e non delle stupide dal mio punto di vista, analizzando, perché poi leggendo il libro si sono messi anche loro a guardare la deposizione, più di uno ha detto, ma sai che potrebbe anche essere successo questo per i tali motivi. Questo nel libro non credo sia scritto, ma l'ho solo messo. No, questa cosa qua delle uccisioni, questo l'ho solo scritta. Se no l'avrei segnato in 3 colori. Questa però è un'ipotesi che viene da cittadini, da persone, non vedo perché disprezzarle. Allora, se le disprezzi, o tu sai la verità, e allora dilla, dici guarda. Allora, io mi ricordo che quando a Natale, a Pasqua, stavamo a tavola tutti i parenti, si parlava anche dell'ultimo fatto di cronaca nera, c'era sempre quello che s'alzava e diceva no, non è così, no? E c'aveva un mio parente romano, diceva ma allora l'hai ammazzato te, no, perché se sai la verità allora dilla, ma se non la sai, in base a che cosa dici questa è una stupidaggine? Quindi sono persone che hanno ragionato bene, male, ma chi sei tu per dire che questo assolutamente non è vero, o che non, il mostro non è uno ma può essere stato accompagnato da qualcun altro in copertura? Non possiamo dire che non è vero in assoluto, ma, certo. Non abbiamo elementi per dire che non è vero. La telefonata che arriva a Vicchio alle 4, a Vicchio, cioè dopo l'omicidio di Vicchio, di Farina? Ma santo cielo, non c'erano i cellulari, le cabine. Allora io mi ricordo, scusate, mi metto sto gallone dell'anzianità, però erano anche rade in campagna, cioè le trovai soprattutto in città, i bar erano chiusi. E chi ha telefonato? Chi è che alle 4, 3 e mezza, 4 più o meno, sapeva già questa cosa e telefonava da dove? Può venirmi il dubbio che questa coppia fosse seguita? Certo. Che questa coppia fosse già nel mirino? Soprattutto questa. E chi sei tu per dirmi che questa è una cavolata? Magari lo è, però... Sì, ma purtroppo non solo in questo caso. Le teorie sono tantissime. Non solo in questo caso, ma in tanti altri, soprattutto se andate a leggere i commenti che fanno gli utenti sul blog di Zodiac, anche lì c'è delle cose, insomma, deplorevoli, insomma. Vabbè, comunque, torniamo a noi. Fabrizio Marani ti saluta, mi dice anche se mi ha bloccato rispetto alla sua scelta, però gli devo ho bloccato fare. Fabrizio Marani, ma sono una pazza furiosa. Hai fatto una stage, hai fatto. Ma blocca, sono una serie al blocca questi ragazzi, è tutta brava gente, tutti i nostri amici. Vabbè, comunque. Non... Vabbè, fatemi un elenco, sblocco tutti. No, Fabrizio lo so. Marani, sì, dai, lo puoi sbloccare perché è un bravo ragazzo. Ma non mi ricordavo. Serial killer di Facebook. Via. Qui non ci sono teorie, ci sono solo le prove. La serial killer siete perché siete che blocco, cioè, ti accuso io. Sì, ma mi accuso io. Allora, bando alle ciance. Fabrizio ci chiede: allora, vuole sapere, secondo te, chi era il mostro di Firenze? Sempre questa domanda di riserva? No. Anche perché, bene o male, tutti abbiamo una nostra idea e l'abbiamo detta tutti. Non è spiegata. L'unico è Valerio Scrivo che non lo dice.
C'ha l'idea, ma non dice chi è. Davide l'ha anche stampato in neretto sul libro, addirittura da degli indizi lo scrivo, comunque. No, non me l'ha dato, non l'ho letto. Porta un po' nella strada. Comunque ti dice l'aria, la zona. Dice non dice. Però dice non dice. Dice delle cose e poi Davide è l'esatto opposto. Esatto. Perché nome, cognome, indirizzo, ci manca il codice fiscale. Allora, lui dice che non lo sa. Secondo me non è vero. Ma Davide in ogni caso non ha detto ai lavori, cioè nel senso. Davide fa nome e cognome e indirizzo. Ma ha lavorato nel settore di conseguenza, voglio dire. Lui sì che sa delle cose e le sa per forza. Eppure viene anche controbattuto dicendo che anche lui dice delle emerite cazzate, l'hanno scritto settimana scorsa. È vero. Tutti vengono controbattuti. Ho capito, però se una persona allora, per quello che sono serena, se viene controbattuto lui, io sono tranquilla. No, ma però è facile lui... dire, come si diceva fuori onda prima della trasmissione, sì, ok, ho detto una cazzata. E intanto spiegami quale cazzata ho detto e come l'ho detta. E cosa c'hai tu? Ma spiegami prima di tutto cos'è una cazzata. Cos'è una cazzata? Allora, è una cosa che sicuramente non può essere vera. Io contesto, nessuno dice cazzate, perché quasi tutti dicono cose sensate. Esatto, più o meno sì. A meno che non mi tirino fuori Orson Welles, dico per dire. Certo. No, lo dico perché per qualcuno era l'assassino della Dahlia Nera, Orson Welles. No, ecco, lo cito vagamente. Ti fanno anche i complimenti, qualcuno ti ha fatto anche i complimenti. Vabbè, sempre bontà loro. Quindi, la domanda, non mi voglio sottrarre alla sua domanda. Ci sono di mezzo i sardi? Ci sono di mezzo i sardi? Ecco. È partito Francesco no? Assolutamente no. Però non da solo. Quello che mi rimane, non, secondo me, non ha agito da solo. E poi avrebbe continuato lui, pertanto. Ma questo potrebbe far parte di un secondo libro, non spaventatevi, tanto... Tanto lo farai? No, vabbè, il mio editore... Lo stai già facendo? Qualche appunto, no. Sì, mi immagino. No, ma ragazzi, ho sofferto tanto, veramente. Veramente la mia vista ha sofferto. E quindi il mio editore ha detto, però potresti fare un seguito. Dico, vabbè, è stato già faticoso questo. E questo deve far parte di una seconda analisi su come può aver agito questo personaggio, che tra l'altro, se fosse ancora vivo, starebbe a 250 km da Bordeaux. E io ho una voglia di andarci lì, se veramente stesse dove hanno detto, no? C'avrei una voglia di aggirarmi così. Quindi, diciamo... Il mio terreno è quello, ma non che fosse da solo, ecco. Che te devo dire, 80%, vuoi le percentuali, 90, che ne so. Ecco, non ce lo vedo da solo. Io sono sempre convinto del solitario. Può darsi che tu abbia... Cioè, io non sono innamorata di nessuna tendenza. No, certo. Io l'unica cosa che dico di veramente che qualcuno mi può dire è una cazzata e lo accetto. Poi devo accettare anche tutto il resto, ma questa la devo accettare. È Baccaiano. Perché io su Baccaiano... Chi ha letto il libro lo sa, ho un'idea del tutto diversa. Cioè, sono stanca di sentire, ma non da voi forumisti, persone normali, ma anche da persone di un certo livello, l'accanimento sulla piazzola di qua, la piazzola di là, sei proiettili in mezzo, non ne usciamo da questa cosa qui, ecco. Perché non può essere andata in questo modo, a mio parere. Questi due modo? Non può essere andata che stavano lì facendo l'amore appena fatto e poi dopo lui è arrivato ma non ha fatto in tempo, cioè, non può essere andata così perché la strada era frequentatissima, quella sera c'era una partita Belgio e Salvador, e a quel tempo i bar stavano anche aperti per le partite, poi la gente sciamava dopo, anche se non era una partita. Allora i campionati mondiali di calcio erano davvero un evento, si guardavano tutti, ecco, chi più chi oggi meno. Un po' meno secondo me, poi l'Italia c'era sempre, l'ultima volta non c'era nemmeno, vabbè. Quindi voglio dire, impossibile che una persona con un minimo di intelligenza, qui veramente non c'era bisogno, dicesse ora lo faccio, come farlo un po' qua fuori, cioè voglio dire, e poco manca che me lo fa in piazzale Michelangelo, insomma, voglio dire, siamo sulla strada, c'è mezzo mondo, quindi ho un'idea diversa su Baccaiano. Ecco, è un'ipotesi di studio. Però se uno mi dice che è una cazzata, questa veramente la devo accettare, perché tutto il resto del mondo dice un'altra cosa, quindi così. Allora, telefonata per noi. Pronto? Sì, pronto, Angelo?
Io sono Daniele, buonasera. Chi sei? Ah, Daniele, buonasera. Stavo seguendo la diretta radio. Bene. Chi sei e da dove? Luca da Milano. Ah, oh. Quello che mi ha scritto oggi? Sì, esatto. Io sono Angelo, ciao Luca. Ciao Angelo, bene, grazie. Prego. Volevo innanzitutto complimenti all'ospite Carmen e a Valerio. Ma ci conosciamo noi, vero? Luca? No, ti stavo seguendo. Ma certo, non sei scoperto... quel Luca, no? No, ok. Scusa. No. Te parli di grazie, scuffio. Grazie. Parli di scuffio. Grazie dei complimenti, grazie. Prego. Dici tutto, avevi una domanda? Volevo fare una domanda ai tuoi ospiti. Non c'è, scrivo, non c'è. Valeria non c'è. Non c'è? No. Vabbè, volevo chiedere, ma dato che molti indizi parlano delle frequentazioni del medico perugino nella zona toscana, come mai non viene così tanto preso in considerazione, così tanto nominato anche nelle varie ricerche? Perché io comunque sento sempre parlare della pista sarda, della pista dei compagni di merenda. Scusa, non viene nominato il medico perugino? Non così tanto, almeno da quello che posso aver visto io, ho sentito. Beh, a livello di a livello di media, perché poi io devo anche capire, scusate, un po' tarda a capire. Cioè, se parliamo a livello mediatico, negli ultimi 15 anni si è parlato molto di Narducci. Sì. Sono stati scritti anche diversi libri. E sono stati scritti molti libri. Quindi sono più i mostrologi, cioè quelli che approfondiscono il tema, un po' attaccati alla pista sarda. I media hanno molto puntato su Narducci, tant'è vero che molti miei conoscenti, come dicevo prima o l'abbiamo detto fuori diretta, sono proprio narducciani convinti ancora adesso. Molte persone di fuori Firenze e anche fuori Umbria puntano il dito contro Narducci e quasi non ricordano chi fossero i Vinci, Astento, Mucciarini, capito? Dicono certo, poco. E invece molti... Mia cugina ha detto e Narducci mi ci gioca lo stipendio. Mia cugina lo dice sempre. Però Luca, mi senti? Sì, sento. Però dobbiamo anche fare riferimento al fatto che penso che tu lo sappia che Narducci aveva almeno due alibi per due omicidi, cioè quelle due occasioni non del tutto era. Beh, uno gliel'ha smontato Vigilanti, però chissà Vigilanti se dice la verità. Ecco. Uno gliel'ha smontato Vigilanti, però lui avrebbe dovuto essere non in Texas, non ricordo dove, negli Stati Uniti, sì, in Minnesota, in America o lontano. Esatto, in America. Esatto. Io personalmente credo a una partecipazione di più soggetti, non credo a una mano unica, quindi per me questo medico potrebbe anche rientrare. Secondo voi, il vostro parere? Ma ti rigiro la domanda. Sì. Insieme a dei suoi pari grado, diciamo, VIP, oppure credi a una connection appunto con dei compagni di merenda, comunque delle persone di basso rango? Io personalmente non credo a persone di basso rango per... Scusa la definizione. No, per capirci. Io sono di alto rango, quindi non mi posso offendere. Hai ragione. No, ma voglio dire, siccome ci sono due chiavi di lettura, lui insieme a degli nobili, e poi lui insieme ai poveracci. Ai poveracci, ecco. Invece, sì, ho capito. Diciamo che una versione dice solo come mandanti, sì. Quello intendi? Ecco, tu pensi che lui potesse essere proprio il mostro manuale? Ma allora io non so se lui, però io dico che insieme ad altri, cioè io non credo a una mano unica, sì, o a un serial killer stile britannico, stile americano. È bravo, perché anche britannico. Bravo. Beh, anch'io ho detto che non ci credo molto all'unico. Secondo me ci sono ovviamente mio parere è limitato e non conta, secondo me è una partecipazione di persone di alto livello, credo assolutamente a Pacciani. Io ho scritto a nome del cittadino comune,
Quindi il tuo parere vale quanto quello di altri 55 milioni, cioè tutti quelli che non sono di Firenze, voi siete quelli di Firenze, sono veramente informati anche sul... No, diciamo che ovviamente rispetto a te che hai scritto un libro, che hai studiato, ti sei documentata per mesi e per anni, ad esempio sì, come Angelo, come Valerio Scrivo, che si occupano proprio, cioè verbale per verbale di questa vicenda. Io ne so molto meno. Quello che posso vedere io è che innanzitutto è una vicenda giudiziaria lunghissima per poi accusare delle persone che non avrebbero neanche avuto né il fisico e neanche la capacità intellettiva per organizzare queste cose, diciamo. Anche perché io avevo letto che, mi sembra, nell'omicidio della tenda... Sì, l'ultimo. L'ultimo, esatto. Il ragazzo stava anche scappando, no? Sì, e questa è la ricostruzione ufficiale, sì. Questa è la ricostruzione ufficiale. Il mostro l'ha, diciamo, inseguito e l'ha ucciso a coltellate. A coltellate, esatto. Aveva finito i proiettili. Cioè, serve anche, secondo me, una preparazione fisica per fare un atto di questo tipo, imprevisto. Bravo, perché una cosa è correre, diciamo, e una cosa è rincorrere, bravissimo. Rincorrere, bloccare e avere anche il sangue freddo di ammazzarlo. Oh, teniamo conto che la corsa è stata breve, circa dall'uscita della tenda al cespuglio. All'85. Dall'uscita della tenda ai cespugli c'era circa 6-7 metri, non di più. Sì, però ad esempio un cinquantenne o un sessantenne obeso, mezzo avvinazzato dalla notte prima. Ma infatti lui non stiamo parlando più di lui a questo, Pacciani, in questo momento. No? Pacciani sicuramente no, però chi era lì? Intanto, come dico io, l'ho detto altre volte in radio, la persona in questione era già un po' in là con gli anni, probabilmente non più integro fisicamente, anche perché se voleva nascondere i corpi, come è stato più volte ipotizzato, se fosse stato integro fisicamente, Jean-Michel l'avrebbe preso di peso, riportato in tenda. Cosa che ha fatto però nell'81. Nell'81, ma si parla di 4 anni prima. 4 anni prima, 4 anni. Pertanto, nel frattempo, a parte l'età che avanza, va bene, ci sta che anche fisicamente sia accaduto qualcosa, un'operazione, un braccio rotto che non si è risanato completamente, quello è voi te. Però la fuga di Jean-Michel è stata relativamente breve. Poi teniamo conto che Jean-Michel era completamente nudo, perciò camminare sulle sterpaglie e su un terreno a quella maniera, che è un misto di sabbioso e sassi, non è proprio semplicissimo. Certo. Sì, non è scusami, sì, non è semplicissimo, però quando uno è colto da uno spavento improvviso, secondo me hai una scarica. Scusate, di adrenalina, non vorrei entrare però troppo adesso nell'analisi di un delitto. Sì. Perché altrimenti ci perdiamo. No, ma poi mi viene voglia di parlare di tutti possiamo. No, figurati, io fino a domani mattina, ma siccome i tempi sono quelli che sono, perché poi tante stranezze ci sono su Scopeti, che è quello di cui stai parlando tu, esatto, come anche su altri, no? E, per esempio, il secondo delitto dell'81, perché gli piglia Luzzolo di gettar fuori dalla macchina il maschio. Su questo, per esempio, scrivo nel libro quello che è il parere di alcuni psicologi sul ruolo dell'omicidio del maschio. Okay. Vabbè, questo si può leggere nel libro, perché la Magli, Ida Magli, la grande Ida Magli, aveva, secondo me, forse colto il punto. Perché non ammazza semplicemente delle donne? Perché allora gli psichiatri dicevano: è uno che ha il problema con le donne, quindi un trauma, eccetera. Bene, vai, ammazzi delle donne, come tanti bravissimi, onorati serial killer americani. No, è importante anche l'omicidio dell'uomo. E qui ci sono delle teorie molto interessanti. Nell'85, Luca,
La stranezza che trovo io, scusa, ti riaggancio all'85. La stranezza che trovo io è perché commette un omicidio così strano dove il risultato non è garantito. Aveva un modus operandi garantito. La macchina, i due, uccido, quello, vabbè, pistola, poi ripasso col coltello, poi vado da lei. Non aveva visto com'era la tenda, non c'era una torcia accesa, non aveva preventivato una reazione, cioè diventa diverso, ci sono delle incognite, ed è per questo che si ipotizza a volte che ci possa essere stata più di una persona, anche se ha ragione Daniele, dice esce nudo, è ferito a un coso, però è anche vero che le reazioni di un giovane possono essere imprevedibili. Aveva mille modi di farlo meglio, ecco, io dico solo questo. Però ecco, mille ne aveva. Tornando al discorso che era da solo, poteva scappargli, ecco. Cioè, ma se lui, se il ragazzo dalla tenda avesse preso subito a destra, lui si trovava in strada dopo 20 metri, in mezzo di strada, nudo come un bacopo. E appunto ha rischiato grosso, ma perché? Esatto. Ma perché? È semplicissimo, perché l'allarme era altissimo, aveva sempre ucciso ripetutamente 81, 81, 82, 83, 84, 85, aveva sempre ucciso, pertanto l'allarme era altissimo, le coppiette in macchina erano diminuite in maniera stratosferica, addirittura... I cordoni di macchina, si è anche dovuto adattare a quello che ha trovato. Se lui voleva trovare una coppietta, doveva trovare per forza di cose una coppietta che non fosse di Firenze e pertanto non aveva valutato in maniera così alta il pericolo in macchina, e non ce n'era. Ha trovato la coppia in tenda e si è adattato, però adattandosi, ma sapendo anche probabilmente che ci sarebbe stata una reazione, l'unico discorso è che non se l'aspettava così. Magari si aspettava invece che un giovane aitante che era un atleta, magari si aspettava, ecco, il ragazzino. Beh, diciamo, ecco, che la mia obiezione è: ma come faceva a gestire questo imprevisto, e aveva la capacità fisica e riflessi? Va bene, no, ma questo io te lo faccio passare, nel senso, si fa per dire, te lo faccio passare. Però, visto che c'era questo cordone difensivo dei giovani di Firenze, no? Ecco, è riuscito a beccare, a parte l'episodio 83, cioè le uniche due coppie che hanno rischiato. Che fortuna, mi dico sempre io. Questi due dell'84, forse giovani, un po' avventati, chi lo attenzione, sa, e questi stranieri, che fortuna, quattro ce n'erano e li ha beccati. Quelli dell'84 è già più vicino al al modus operandi. Sì, ma in posti classico, anche distanti, cioè erano tra di loro. Erano chiusi in un furgone. Insomma, dove agiva questo qua? Quelli stanno nel Mugello, questi altri, io adesso non sono fiorentina, però sono posti 65 km di distanza, i due più lontani. Però non è così impossibile girare ed intorno di Firenze. No, non è possibile, ma è fortunato beccare uno a Vicchio, una macchina a Vicchio e la tenda a scopè. Cioè, che bravo, girava molto. Cioè, aveva il tempo di farlo, evidentemente. E allora cosa faceva? Però magari c'erano guardoni esperti. Ma lui, secondo me, magari faceva le stradine di campagna. Così, ma quanto tempo c'aveva questo? Ma nel suo triste tempo libero si faceva questi suoi giri, e se vedeva che la situazione era favorevole, magari agiva. Tempo libero di notte, e poi torni a casa insanguinato, ti vede nessuno, ma non lasci. Carmen, per questo motivo, io credo alla presenza di più attori Luca criminali. Scusa, Luca, un attimo. Per queste cose qua. No, rispondi a Luca, non a me. Luca, no, rispondo a Carmen e a Luca, a tutte e due. Noi facciamo un ragionamento logico di persona che sta su una sedia. Sta su una sedia e qui tranquilla. Sì. Stiamo facendo delle ipotesi, anche azzardate a volte, no? Ma bisogna calarsi nella mente di un malato di mente. Nella mente di un malato di mente, di uno che quando gli si tappava la vena, questo doveva raggiungere il suo obiettivo, e questo probabilmente aveva un lavoro che lo occupava il giorno e la sera lo lasciava tranquillamente libero, soprattutto ai prefestivi, attenzione, e pertanto poteva andarsi a farsi tutte le girate che voleva. Mi piace questa parola girate, cioè io, perché è molto molto vostra, però non è l'agire tipico del serial killer. Però non è l'agire tipico del serial killer.
normalmente si comportano in un altro modo. Sì, ho come capito. Dice Carmen, è strano, ma un serial killer anche quelli italiani hanno agito tutti in un altro modo. Ma attenzione, può rimanere anni senza far niente, come, ma, come è successo nel caso del mostro? Successo, sì, 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 ha voglia. Le pause lunghe ci sono state. Cioè, io penso che uno che ha una malattia mentale di quel tipo può riuscire a contenersi, a controllarsi, ma non per qualche settimana, addirittura per anni. Ma lui, poi per... chi l'ha detto che lui non abbia fatto altre cose? Appunto. Sì. Questo quello è anche vero. Però non è un agire tipico anche per tanti altri motivi. Certo. Ma con questo io non sto rispondendo a nessuno. Sto riflettendo ad alta voce, mi sto facendo una mia paranoia ad alta voce. Cioè, i serial killer stranieri, ma anche italiani, perché poi magari britannici, anglosassoni possono avere una mentalità, ma anche gli Stevanini, non lo so, il classico, hanno un modo d'agire diverso, cioè uccidono, ma agganciano la preda, ma poi quando agiscono sul fisico della preda sono tranquilli in una casa. Stevanin poi era coperto dalla madre, possiamo tranquillamente dirlo. Certo. Ecco, quindi hanno delle coperture e quello che fanno lo vanno a fare. Sì, esatto, molto invece questo ha rischiato, ha fatto sulla strada, ha agito sulla strada, cioè se ne è infischiato di rischi piuttosto alti, perché anche quando mi dicono persone di Firenze di cui io mi fido ciecamente, guarda che non era difficile scappare da lì, sempre un ragionamento in poltrona, cioè nel momento in cui sei lì tu non sai che cosa può accadere, quindi potresti benissimo incontrare il pescatore, il cacciatore, l'altra coppietta, tuo cugino che fa il guardone, cioè lui non lo sapeva prima che non rischiava, e tutte le volte e dice ma poteva scappare dal viottolo di là, ma io te ne cito 100 viottoli da cui io potrei scappare da Genova. Ecco, però è anche vero che potrei fare sempre dei brutti incontri, cadere, farmi male, ecco, invece gli è andata proprio sempre bene. Finché ha smesso e non si capisce il perché, e non è praticamente mai stato trovato, secondo un parere così un po' condiviso. Abbia smesso e questa con cosa la non morte ci dà di Narducci? Sì, Narducci, la spiegazione c'è. Sì. È morto. Ci sarebbe. Vabbè. Sì. Ci abbiamo la ragazzi. Un saluto. Rasoio di Occam. Un saluto a Luca Scuffio. L'ultima domanda, poi non vi disturbo più. Ma c'è la pubblicità. C'è la pubblicità, dilla veloce. No, dilla veloce. Segni di trascinamento dei cadaveri sono stati trovati o meno? Qualcosa sì. Qualcosa sì. L'81 no. Perché il cadavere trascinato può consentire l'idea di una persona sola. Se non c'è il segno del trascinamento può essere stato aiutato. Allora, in più di un caso la ragazza, non mi ricordo quale, aveva la maglietta praticamente arrotolata, si era arrotolata alla Pia Rontini per via del trascinamento quasi alle spalle, sì, e c'erano i graffi sulla schiena, il che vuol dire che era stata trascinata, su quello non ci piove. E poi ricordiamoci che comunque una ragazza a pesare tanto, ha pesato 60 kg, insomma, te immaginati quando, non so se sei sposato o meno, ma al momento del matrimonio prendi la sposa in collo e te la porti fino alla porta di casa. Se pesa 80 kg ti prende l'ernavisco. Qui ti potrei fare un'obiezione io, quella è mezzo metro. Questo se la doveva trascinare di qua e di là, poteva anche cadere, poteva anche farsi male, era agitato, ma si agitava un pochino, questo disgraziato, oppure uccideva come se dipingesse. Cioè, voglio dire, l'assassinio, l'omicidio ti dà una certa adrenalina, ma ti dà affanno, ti dà fatica, non è che porti la sposina al tuo ma se è lucido, sono situazioni completamente diverse. Domanda che faccio a me stessa, non è anche a te, guarda, dove me la faccio io. Ecco, voglio dire, sei agitato mentre uccidi, porca miseria, sì o no? Sì, un pochino sì. Secondo me, e lui era molto freddo, attenzione. Avevano trovato anche una scatola di tranquillanti, mi pare. Sì, ma lì e tu poi c'era. Infatti, anche lì fecero un tabocchetto che andò miseramente a farsi friggere, perché si scoprì che a Firenze, mezza Firenze, faceva uso di quel tranquillante. Quindi ok, non era una cosa. Lì allora obbligarono la casa distributrice del farmaco a distribuire il farmaco esclusivamente su richiesta medica. Forse il giovane non ricorda farmacopoli e tutte quelle strane storie. Comunque venne obbligata a venderlo su richiesta medica, cioè con ricetta. Il problema è che in una settimana
ne arrivarono 15.000 di richieste in una settimana. Perciò pensa quanta gente faceva uso di quel farmaco. Il Norzetam. C'è la pubblicità. Pubblicità. Grazie Luca. Grazie mille. Ciao, Luca. Una cosa voglio dire velocissimo. Mi avete chiesto in diversi di Stevanin, il fatto della mamma, cioè non è il luogo adatto adesso per parlare. Farò un podcast se Carmen accetterà e parleremo di serial killer, in particolare, visto che avete avuto tanto interesse, di Gianfranco Stevanin. Vabbè. No, sì. Okay. Andiamo in fascia pubblicità. I soliti due minuti e torniamo. Bene, siamo tornati, vedo che vi siete svegliati, alla fine noi facciamo quasi alla fine della trasmissione, manca solo un'altra mezz'ora, no, questa e poi un'altra dopo, e poi abbiamo finito, perché il tempo poi vuole ascoltare Carmen, a parere mio è molto interessante. Avete fatto tante domande, come dicevo prima, su Stevanin, Stevanin mi ha corretto, io ho detto Stevanin. No, è ancora vivo, se ci ascolta magari ci corregge, quindi Stevanin. Chiedo a Carmen se un giorno vorrà fare un podcast. Ma certamente. E faremo proprio sulla persona di Stevanin. La telefonata per noi. Pronto? Sì, ciao. Ciao, buonasera. Jacopo Cioni. Chi è? Jacopo Cioni. Ciao, buonasera. Cioni? Buonasera a te. Ciao Jacopo. Intervenire se non vi disturbo. No, vai Jacopo, vai, tranquillo. Allora, intanto saluto Carmen. No, ti ho già detto ciao, ti volevo chiedere una cosa, ma tu sei amico di Nico? Ciao Nico? Io, Nico chi? Vabbè, no, non voglio fare il cognome, non voglio fare il cognome. Parliamo del tema. Poi al solito non ricordo i nomi. No, ma adesso non mi sento di dirlo. Mi chiedevano di uno, ma l'ha dovuto ripetere 3 volte Bronzi. No, poi in privato magari te lo dico. Vabbè. No, volevo intervenire solo innanzitutto dicendo, e concordo con te Carmen, che nessuna idea deve essere sottovalutata, perché nessuno ha niente in mano in realtà, poco e niente. L'altra cosa che volevo dire, e proprio per questo intervengo, è che però ci sono una serie di... Jacopo, parla un po' più forte, per favore. Per cortesia. Sì, scusatemi, ma sono con un telefono con le cuffie in casa, parlo piano perché non voglio svegliare il condominio. Ok. Allora, stavo dicendo, ci sono una serie di piccoli indizi che fanno riflettere. Quando tu, per esempio nell'85 si ragionava dello strusciamento del corpo o meno, quando tu strusci un corpo, come diceva Daniele Bronzi di Anzi, su un terreno che è un terreno accidentato, quelle lesioni che vai a ritrovare sulla parte strusciata non sono localizzate solo in un punto del corpo, come era nel caso del francese, cioè solo a livello lombare, ma si ritrova quelle lesioni lungo tutta la superficie del corpo, cominciare dal sedere, che è la prima cosa che impatta, poi sul lombare, sul dorsale e poi sulle braccia. Lui invece aveva solo piccole lesioni lunghe 10 cm che intaccavano appena appena lo strato corneo e poco oltre l'epidermide, e nessun'altra lesione a livello dorsale o poca roba a livello delle braccia, e tra l'altro erano ferite da coltellate. Ma infatti Jean-Michel non è stato trascinato, lui è scappato e poi è stato... No, io parlo dopo l'accoltellamento, cioè il trascinamento di 1 metro per portarlo dal punto dell'omicidio all'infrascamento, diciamo così. Sì, ma lì era poco meno di 1 metro, perché i cespugli erano, cioè lui c'era, sì, proprio andato a finire conto. Sia 1 metro, sia 20 centimetri, se te tiri un corpo inerme su foglie, sassi e radici esposte, non fai semplici lesioni di 10 centimetri. Ma infatti, così poco profonde. Ma infatti, secondo me, visto che lui voleva nascondere corpi, lui ha provato, sicuramente lo ha sollevato perché lo voleva riportare alla tenda, ha visto e non ce l'ha fatta, e tenendolo su comunque poi lo ha letteralmente buttato in mezzo ai cespugli. Io mi permetto di avere qualche dubbio, nel senso che io probabilmente non sono un uomo forte. Per quanto un uomo possa essere forte, sollevare 1,75 m e 80 kg e buttarli letteralmente
dentro delle frasche, mi pare dura. Non sto dicendo di sollevarlo sulla testa, cioè, non è un sollevamento pesi. Ho capito, è un sollevamento a braccia di 10 centimetri da terra per poi, fra virgolette, accompagnarlo in mezzo ai cespugli dove l'ha nascosto. A doppio braccio, che non era nemmeno nascosto bene, perché la parte finale delle gambe sbucava fuori. Perciò nemmeno le gambe erano rivolte verso l'interno, era parte della testa, se non ricordo male. No, vide il cercatore dei funghi, vide le gambe. Sì, perché le vide dall'altra parte della testa. Lui vide le gambe. Sì, d'accordo. Io però continuo a dire, il punto delle lesioni era più o meno a livello lombare, cioè il punto più declive che tu puoi avere sollevando in due una persona. Mi permette, io non sono un paccianista, attenzione, per me non c'era Pacciani né Vanni né giustificati, Lodi, dillo. Ma ti ripeto, telefonai, puoi anche esserlo, puntualizzare che non ero un sardino. No, ma però ti ripeto, se fossero stati in due, comunque vada, non Pacciani e Vanni, ma Tizio e Caio, visto il corpo lo voleva nascondere bene per fare quella poi specie di sfida, bisognerebbe dire un'altra cosa: l'avrebbero preso in due e messo dentro la tenda, come è stato tirato. No, sì. su questo ci sarebbe da dire un'altra cosa, e cioè si parla della data dell'omicidio, sia la notte fra venerdì e sabato. A domenica, io escludo quella da domenica a lunedì, c'è da dire che a mio parere quella piazzola è stata presidiata dalla mattina alla sera, c'era di tutto, cioè, c'era chiunque lì intorno, compresi i compagni di merende, perché le macchine secondo le testimonianze che lasciano comunque il tempo che trovano, sì, qualcuna sì, qualcuna un po' di più, un po' di meno. Quasi però tutte lasciano il tempo che trovano. Sembra che intorno a quella piazzola ci fosse più testimoni, c'è una sommatoria di testimoni tale che in tutto il resto degli omicidi non si è mai visto. Ma se si dà retta alle testimonianze, lì c'era la sagra del fungo, veramente. No, in realtà c'era la festa del fuoco. Scusa Jacopo se ti interrompo. Sì. In realtà c'era la sera dell'8, se parliamo di quella sera lì, c'era la festa del fuoco degli Hare Krishna. Sì, che, di fronte. Non credo che un poliziotto della Folfar fosse andato alla festa del fuoco o Lotti con la sua macchina lì davanti stessi aspettando l'ora per no parliamo di quella io parlavo della sera, poi se li presidio, tu a che data ti riferisci? Io mi riferisco non a un ben preciso giorno, ma insomma a un lasso di tempo, sì, dal sabato di tempo, diciamo già per un certo lasso di tempo lì c'è stata tutta una serie di passaggi di persone che hanno fatto una certa testimonianza. Ora, a parte uno o due che sembrano veramente capitati lì per caso, altre testimonianze, per esempio c'è quella della donna, ora non mi ricordo come si chiama, stava tornando verso Firenze, che vide sbucare la macchina e poi rientrò a marcia indietro. Ma la stepman? La famiglia, quella che era andata a cena. No, quella della marcia indietro è la stepman, di questo sono sicuro. Esatto, bravo. Allora, però Jacopo, questa cosa è stata contestata, non da me, io mi limito a riferirlo nel libro. Questa cosa è stata contestata da molti blog, non da uno solo, fiorentini, gente che conosce il territorio, e non era possibile quello che lei descriveva, cioè la marcia indietro in quello rientro di una macchina a tre volumi, secondo loro non era possibile. Te lo dico per la cronaca. Perché non c'era lo spazio. Perché non c'era lo spazio. Lì c'è stato molta confusione su dove era la macchina, non era nel rientro del cancello della villa. Io ti dico che lei è stata contestata, però può anche essere che sia come dici tu. Però quando mi parli di testimoni mi sono ripresa con prepotenza la parola, perché guarda, io ho una... Ascolta Carmen, non insisto perché non mi ricordo esattamente no, la ma aspetta, esco proprio adesso da Scopeti, perché vedo che tendiamo a rientrare sulla piazza un po' c'è una morbosa per te riguardo adesso ci arrivo, morboso, però parliamo di testimoni. Allora, per Scopeti sono stati chiamati a testimoniare in 150.
Allora, ancora la Steppan, ma tu mi vuoi spiegare perché è stato chiamato a testimoniare Raspollini? Raspollini non c'era. Raspollini ha lasciato la Steppan molto prima del se n'è andato via con la sua macchina, è venuto a testimoniare, ha detto: io non c'ero, non ho visto niente. No, lui andò a testimoniare, se non mi ricordo male, cioè a testimoniare, ora parli del processo o delle deposizioni? A deporre, diciamo, a scusa, deporre. Testimoniare allora, a deporre non è la lui parola. Lui andò, mi sembra un giorno prima, comunicandolo alla Steppan, dice: guarda, io vado a dirgli che noi siamo passati di lì e che tu poi sei, di conseguenza mi tocca dirgli che tu sei ripassata indietro di lì per tornare a casa. Quindi il giorno dopo, due giorni dopo, la Steppan fu convocata e a sua volta interrogata sulla vicenda, capito? Cioè lui secondo me andò a testimoniare perché siccome era passato di lì e voleva togliersi da guai, l'avrei fatto anch'io. Cioè se io ero passato di lì, in quella giornata lì, niente. La prima cosa che facevo era entrare in una stazione. Bastava non dir niente. Cioè, in questi... No, io dicevo: guardate, io sono passato di lì e siccome qualcuno poteva aver visto la mia macchina, la mia targa, e segnalarmi, un conto sono io, mi presento spontaneamente e dico come stanno le cose, è un conto sono carabinieri che vengono a cercare. Sì, tutta casa. Gente che poi è venuta, ha detto e poi ne sappiamo quanto prima, cioè voglio dire, sì, i testimoni, sì. Sai, poi c'è anche una cosa, io la cito nel libro perché la dicono gli psicologi, la felicità di testimoniare, l'hanno chiamata. Cioè io ho visto delle persone fare salti di gioia per il fatto di dover andare a testimoniare, cosa che io non vorrei fare neanche se mi pagassero. Io ho rifiutato di fare il giudice popolare, io ho paura di dire qualcosa su qualcuno perché magari sbaglio una virgola e lo mando nei guai. Ci sono persone contentissime di andare a testimoniare, per esempio, l'esempio, e di dire cose non vere. Proprio Scopeti sono i due barristi che dicono di aver visto la coppia la domenica mattina a far colazione. Senti, io l'ho già detto nel video, non vorrei ripetermi, ma devo. Cioè, io una mia collega mi ha visto in un posto di Genova che porto a spasso il cane. Io non ho mai avuto un cane in vita mia. Lei giurava che ero lì col cane. Carmen, cioè, qui c'è gente che ti manda in galera davvero, sai. Aspetta, Carmen, un momento. Su questa cosa devo dire che anch'io ti ho visto col cane. Cioè. Mi hai visto col cane? Allora ero in trance o avevo preso qualche sostanza. A un cane che preferisco i gatti. Magari era un gatto, un coccolino e scambiava. Io volevo dire la mia. Come può darsi, può darsi. Cubano. Tutto può essere. Quando stasera ho scoperto che sono una killer seriale perché banno le persone. Sono una bannerista seriale. Bannerista seriale. Torniamo a Scopeti. Cosa volete sapere di Scopeti? No, una domanda. Nessuno parla di Vic. Facciamo parlare Jacopo, se no poi ti faccio. No, io vi volevo solo salutare e ringraziare. Grazie a te. Scusami se vi ho disturbato. No, adesso mi disturbo. È sempre un piacere sentirti. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao Jacopo, grazie. Ciao. Allora, si sono svegliati tutti adesso, tanti cominciano a farti complimenti, bene, sono contento perché insomma almeno vi rendete conto con chi abbiamo a che fare. Io no, ma sei sempre tutta questa digressione nei tuoi confronti, invece io non posso dire altro che belle parole, non lo dico per piaceria, perché sempre Daniele e tutti presenti qui sanno se c'ho qualcosa a dire, lo dico. Se arrossisco per vampare. No. Ecco. Carmen, volevi parlare di Vicchio? No, devo fare una domanda. Prego. Allora, c'è uno che mi chiede, si chiama Angelo, dice: buonasera, come mai nel gruppo di Facebook Carmen sostiene che la coppia di francesi sarebbe stata uccisa lontano dalla piazzola degli Scopeti, mentre stasera non lo menziona? Adesso mi do un po' di arie. Vai, prego. Ah, scusate, sulla lingua italiana... mi sento abbastanza preparata, diciamo tra 7 più. Io non ho sostenuto questo, l'ho insinuato, che è diverso, perché alcune persone e amici me l'hanno detto, hanno notato delle cose, okay, che in questo libro non ci sono, infatti, ecco, ma che mi hanno colpito. Possiamo sapere quali? Sì. Allora, lo spargimento di sangue, i miei detrattori mi hanno attaccato in 500, lo spargimento di sangue non è assolutamente all'altezza del macello che c'è stato. Hanno guardato poi le fotografie queste persone, no? Anche l'indomani. Dice, ma sono passate tante persone. Cioè, io continuo a dire, lo spargimento di sangue, e questo, in questo mi appoggio vigliaccamente a Davide Cannella, che appunto ultimamente sta basando un suo caso proprio su questo. Scusa, sì, Carmen, se lei mi interrompe, senta lei, Davide, sai, Bronzi, le ho già detto, per favore. Sai perché ti interrompo? Perché io ero lì con la telecamera in spalla.
e di sangue ce n'era veramente tanto. Il problema è che c'era anche tantissimo. Allora, forse te non ci hai ascoltato nelle trasmissioni. No, precedenti. No, io ho ascoltato. Allora, ti ricordi quando io ho detto la prima volta, sono andato lì con la telecamera a fare le riprese, c'era tanta di quella gente che non si camminava. C'era macchine ovunque e persone ovunque nella piazzola. Ma quando io dico sangue, parlo proprio della tenda. Avrebbe dovuto essere zuppa. La tenda, il materassino era fra di ciò. Ma quello ci credo. E gocciolava anche, ancora. C'è anche fatto. E gocciolava ancora. Cioè era, quando lo muovevano, continuava a spurgare. Roba densa, perché il sangue. Ma è una delle osservazioni, comunque, questa del sangue. Ah, su, poi c'era perché non ce n'era molto poi c'era, neanche degli altri poi delitti, c'era una bella macchia di sangue sulla macchina che nelle foto io non ho più visto. No, è una strisciata. Era una bella strisciata che io ho visto e ora c'ho il girato a casa, lo devo tirare fuori. Ho visto e anche riprese. Sì, ma lui l'assassino. Cioè, lui doveva essere zuppo. Ma se lui era zuppo, avremmo dovuto trovare sangue lungo tutto. E questo a Vicchio, e questo a Calenzano. Vorrei uscire un attimo da Scopeti. Però, mi sento presto. Aspetta, però attenzione. Cioè, avremmo dovuto trovare sangue dappertutto. Quando, e non c'era. Quando tagli e fai quello che faceva no, il nostro cliente. No, quando Firenze, io mi taglio un dito, come mi è successo l'anno scorso, hai pressione, ho insanguinato tutto. Hai pressione sanguigna. Quando il, quando il cuore è fermo non c'è più pressione. Claudio Stefanacci è stato accoltellato in vita e le ultime in limine vita, lo dice la perizia, però se dice fesserie in fine vita schizza e poi ci sono le macchie, sì, da contatto, certo. Ma il mosco sicuramente si doveva essere inzaccherato, ma su quello non ci piove. Io ho inzaccherato tutta casa, capito? Un dito così ho inzaccherato, ma mi sono fasciata e inzaccheravo tutto. Allora, quindi la gente dice, ma avremmo dovuto trovare sangue anche lungo il percorso che lui ha fatto per raggiungere la macchina, ma poi dove andava? Dove tornava? C'è tutto un ragionamento, sì, sulla scenografia. Dove andava poi a lavarsi le macchie di sangue? Mica le lavi così. Secondo me aveva un cambio. Semplice. Secondo un cambio o una tuta. Lo psichiatra Bruno aveva anche un treppiedi. Ma no, come usciva? No, con una valigia questa? No, mi sembra un po'. Probabilmente aveva una tuta, tipo quella meccanica. Capito, ma usciva, ripeto, coi bagagli quest'uomo qua. Insomma, i serial killer non hanno mai agito. Sicuramente hai ragione tu. Voglio dire, i serial killer, di cui faccio la storia, ma sarebbe stata molto più lunga se la. Ma è sul web. Certo. Cioè, non agiscono così. Adocchiano la preda, la uccidono oppure la stordiscono, poi vanno a fare di tutto e di più in un posto, la baracca, la cantina, sicuro, e lì non ti vede nessuno. Dahmer li portava in quella casa, poi lì li faceva cioè questo è un discorso, lì puoi cambiarti poi, e fai, certo, quello che vuoi. Uscire con il serial killer che esce con il cambio, il treppiede, il coltello, la torcia, la pistola, ma era un commesso viaggiatore. Beh, almeno pistola, si diceva, pistola, coltello e una lampada pistola, frontale, coltello, torcia, tanto tre piedi, poco, lo dice però Bruno. A tre piedi no, dai, tre piedi no, qualcosa comunque, perché ti doveva lasciare libere le mani. Ma c'è quelle. Comunque, ce l'ho riporta anch'io. Riporta tutto all'ipotesi gruppo. Come dici? Riporta un po' l'ipotesi gruppo. Gruppo di killer. Bastano due. Bastano due. Per noi. Pronto? Hai riattaccato. Quindi io non lo sostengo assolutamente, però vero è che questo signore, per andarsene via pulito, cioè io vedendo degli assassini in giro, fotografie di assassini presi con le mani nel sacco, c'erano sangue dappertutto, quindi ti porti il cambio e poi dove lo butti? Poi dove torni? In una boliera. Eh? C'è la macchina, butti tutto in boliera, se ti fermano è un casino. Ragionamenti da poltrona come al solito. Pronto? Ma lui non poteva saperlo. Pronto? Sì, buonasera, chi è? Dall'America, degli Stati Uniti. Ciao, buonasera. Ciao, come stai? Bene, grazie. Alza un po' la voce perché sennò ti sento. Lo so, era sempre quel problema lì perché era telefonato. Allora, dalla voce uno che chiama dagli Stati Uniti. Esatto. Sì. Ecco. Oh, Jacopo, come stai? Volevo fare una considerazione, una domanda al vostro ospite che è molto, molto preparato. Ecco, per quanto riguarda la teoria di cui si parlava prima, la teoria Narducci, che poi è stata liquidata nel tempo, almeno in zona Firenze e in altre zone d'Italia, prima cosa volevo dire che
in zona Umbria e Perugia è ancora molto forte. Io ho delle conoscenze lì, degli amici, ed è tutt'altro che una teoria abbandonata. E poi al di là di tutto non si può liquidare così in fretta, perché poi alla fin fine l'unica tra le teorie che offre un nome, che poi alla fine sono tre, quella lì dei Sardi, Pacciani con lo spin-off dei compagni di merende, e poi Narducci, è l'unica che offre in qualche modo qualche suggestione, interpretazione o qualche risposta riguardo ai feticci, perché nessun'altra teoria offre una spiegazione riguardo a questo. Perché io ti posso trovare anche con la pistola un domani, però in qualche modo te la devo mettere in mano nei delitti. Se ti trovo con i feticci, tu sei fatto. E questa è l'unica dove esiste qualcosa, perlomeno di Vox Populi, qualche tipo di racconto, qualche non voglio dire deposizione, ma qualche verbale che parla dei feticci. Questa, credo che sia per questo che ancora una teoria che resta in piedi. Ma scusami, e come ti chiami? Jacopo. Scusa, cioè è una teoria molto valida, anche perché lui era un medico. Poi la teoria che potesse essere un medico è stata molto screditata, però per esempio la Carmela Denuccio, delitto 6 giugno 81, non era nuda, no? Aveva, dicono i periti, jeans perfettamente tagliati in stile chirurgico. E naturalmente si è parlato di un medico, poi negli anni si è detto bastava un macellaio, ma no, bastava un calzolaio, ma no, bastava uno che avesse un po' di manualità. Poi siamo andati dalla laurea alla terza elementare, non sapeva fare niente. Ecco, quindi è una teoria che viene supportata molto bene. Trovo però un piccolo punto debole, lo dico a me stessa però, no, guardo lì perché lo sento da lì, invece parlo qua, quindi parliamo di lui come mostro in persona, mi vuoi dire? Quindi lui che faceva le scissioni? No, io non sposo la teoria di principio, sto solo dicendo che come costruzione logica... Sì, però come lui mostro. Sì, come lui mostro di offrire una qualche interpretazione, perché lui comunque aveva nelle sue disponibilità appartamenti o altre... Sì, 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 quello sì. Rispetto agli altri... Però scusa, lui che era medico, i feticci poteva... procurarseli quando voleva, senza ammazzare. Quindi quello che voleva era, cioè quello che aveva sarebbe stato il gusto di uccidere, perché i feticci un medico se li procura come vuole. Quindi lì dobbiamo andare a vedere una precisa nevrosi che, secondo alcuni, lo scrivo nel libro, sempre secondo quegli alcuni che non si sa mai chi sono, ma sono tanti, sarebbe derivata da un trauma che lui aveva avuto nell'infanzia e riguardava la mamma e il papà. E questo spiegherebbe tutta una sua paranoia riguardante i genitali femminili, altrimenti se aveva voglia di fare dei festini se li procurava in obitorio, nel in qualche modo comunque una qualche interpretazione si può anche fornire, si bisogna andarsela un po' a cercare base. Perché apparentemente era un uomo riuscito. Sulle altre teorie se chiedo ok, voi siete convinti in qualche modo e posso anche sposare quella teoria lì più sardista, però alla domanda che fine hanno fatto i feticci o perché sono stati presi e dove non sono stati messi, nessuno può avere una risposta, perché non c'è nulla su quello. Cioè si è indagato sulla pistola, si è cercato di capire molto sulla pistola, però l'aspetto riguardante i feticci è... Come fai a trovare i feticci? Intanto sono feticci molto... Mi dispiace adesso parlare di questo, ma sono cose molto piccole, no? Per esempio c'è un serial killer americano che asportava il seno, poi se l'era messo cementificato, aveva fatto una specie di fermacarte. Qui siamo, poi è arrivato anche al seno in effetti il nostro. Ecco, però gli altri, cioè, voglio dire, dove li metti? Sono cose anche molto soggette a deterioramento, mi sembra, ecco, di poter dire. È un po' difficile, probabilmente solo il gusto di farlo. Era quello, ecco. Poi, posso farti una domanda riguardo a Baccaiano? Tu, credo tu, certo. Sei convinta che lui si fosse messo alla guida nella tua ricostruzione? Non ho avuto ancora l'occasione di leggere il libro. Sei convinta che si fosse messo alla guida? No, nella mia ricostruzione lui non è alla guida, ma nella mia ricostruzione paranoica pazzoide loro non erano lì, non sono arrivati, cioè sono arrivati lì sotto minaccia di una terza persona. Ah, ok. Le cose non possono essersi svolte con questa piccola andirivieni su una strada trafficatissima. Sì, certo. Non riesco a vedere questa storia, né
come l'hanno raccontata, che sarebbe stato, no, Paolo, né che è stato il mostro, anche perché i testimoni hanno detto veramente qui, no, tutto è il suo perfetto contrario, erano davanti, erano dietro, erano su, erano giù, li ho visti così, no, cos'ha, i sedili erano reclinabili, invece no. Allora io dico tabula rasa, qui c'è qualcosa che non va, e quindi mi sono fatta l'idea che non siano arrivati lì per far l'amore in quella piazzola di 2 metri quadri, in quel ghiaietto a bordo strada, ma che ci siano arrivati. Ma che siano arrivati sotto, esatto, minaccia. Esatto, di... esatto. Questa è un'ipotesi adesso... di studio. Sì. Ecco, ma adesso qui confesso la mia ignoranza, non ricordo il dato, ma quando hanno trovato la macchina, il sedile era completamente spostato indietro in modo tale che ne fosse una persona alta a guidare, che infatti a quanto pare il Mainardi, era molto alto, quindi l'aveva sicuramente tirato indietro. Magari saperlo. Quattro persone dicono quattro cose diverse. Esatto, uno dice che il sedile era normale. Un altro dice che era in parte reclinato. Un altro dice che era tutto giù. Altri dicono che erano tutti e due dietro. Alcuni che erano tutti e due davanti. Cioè, le versioni messe insieme saranno 10-11. Sì, quindi non ne veniamo fuori. No, con il dato io no. Definitivo. Se un altro ne viene fuori. No, infatti, perché quello potrebbe essere l'unico argomento che potrebbe giustificare qualcun altro la guida, c'è stato riregolato. No, vedi, questo libro, perché io insisto sul fatto che è visto da un cittadino comune, perché il cittadino comune, come sono io, che seguo, sì, mediamente più della media, però pensava che ci fossero dei punti fermi, no? Che ci fosse il mistero, probabilmente dovuto ai cattivoni, al terzo livello, a qualcosa, ma che ci fossero dei punti fermi. Quando poi vai a studiarti i singoli delitti e trovi che 10 persone hanno detto 10 cose diverse, ma su punti fondamentali, non aveva i capelli, sì, raccolti, sì, aveva la coda, no, allora perdi completamente la bussola. Sì, io ho scritto, sì, questo, sì, libro prevalentemente a Bordeaux, e quando veramente stavo male, non capivo più nulla, mi affacciavo alla finestra che dà su un boschetto e stavo lì e dicevo io devo riordinare le idee, non riesco, non posso farmi una ragione, perché il testimone può sbagliare su qualcosa, io dico no, aveva la maglietta blu, no, ce l'aveva verde, ma qui su cose fondamentali proprio sembrano che si siano messi d'accordo per dire l'uno il contrario dell'altro, quindi non si può. Passo a pubblicità. Jacopo, ti salutiamo. Sì. Ciao caro, ciao. Ti saluto, ciao Angelo, ciao caro, ciao, grazie della telefonata, ciao. Buona giornata, visto che buona giornata a te, ciao. Allora, sì, pubblicità. Quello di Scopetti, che mi sembrava abbastanza interessante, in realtà non ci ho capito molto, devo dire la verità, come risposta, non so se l'utente poi è rimasto contento, però va bene così, avrò modo di... E che cosa ho risposto? Ma sei stata un po' vaga, secondo me. Sono stata vaga. Hai detto, no, sì. Non è stata vaga? Ah, ok, vabbè, tu l'hai capito? Ah, ok, bene, lei ha detto, io ho capito che l'hanno detto altri, punto. Ma siccome lui ha fatto uno sgambettone, ha detto io ero lì, vabbè, con la telecamera, allora, sai, no, ecco, lui può dire quello che ma vuole. Io ti posso dire che vale anche per gli altri delitti, per esempio Vicchio, cioè non c'era tutto parliamo di Vicchio, sì, parliamo un po' di Vicchio, parliamo di tutti e ricordiamoli tutti, certo, vite spezzate, quindi anche se anche a Vicchio secondo te i ragazzi non sono stati uccisi là? Il secondo te, secondo come dice te, Cannella, lasciamolo perdere. Il secondo te, detto da altri. No, non detto da altri. Detto da altri, però lo faccio anche mio come dubbio. Ok. Come dubbio. Il secondo te va bene. Ma scusa, ma a Vicchio anche lì, i resoconti, le perizie non dicono tutte la stessa cosa rispetto alla posizione di Pia e al suo braccio. Okay. Quindi chi dice che è stato tirato su, chi non è, no, non è vero, l'orologio dov'era, era qui, era là. Insomma, alla fine la perizia, prendiamola per quello che è. In un post... Io dico una cosa che accenno anche nel libro.
hanno chiesto a volte ai periti, secondo lei com'è andata l'azione? Ma io non lo so, dice, io sono un anatomopatologo, ricostruisco più o meno una cosa. Allora hanno ha dei poliziotti a Torino, quelli hanno fatto il sopralluogo. Ma secondo lei come? No, ma io ho fatto il sopralluogo, ma non... Allora, abbiamo inventato tante professioni come il profiler, dovremmo inventare il ricostruttore, questo lo accenno nel libro, l'ho detto anche in web. Cioè la persona che mette insieme tutti questi elementi, cioè quello che dice il perito, quello che dice il poliziotto che ha fatto il sopralluogo, eccetera, e fa una ricostruzione come veramente fosse uno sceneggiatore di un film. Perché il perito sì, può ricostruire per sommi capi, ma tutto sommato ricostruire un'azione, se non hai la moviola, non è tanto facile. Quindi nel caso di Vicchio, quello che trovo strano è appunto innanzitutto che li abbia trovati, perché era appunto un periodo di grande allarme, e va a pescarli a Vicchio dopo 10 anni che non agiva, questa entità omicida non agiva più nel Mugello, no? Perché all'inizio sì, io mi ricordo il mostro del Mugello, il mostro mugellano, poi invece siccome è andato dall'altra parte si era un po' invece li va a ribeccare questa coppia che, come dice qualcuno, o perché lei era stata all'estero, voglio dire, oppure perché erano molto giovani, o vuoi anche perché si diceva hanno messo dentro il mostro, c'è Francesco Vinci, siamo a posto, siamo tranquilli. No, è stato o fortunato o molto informato, va a beccare questi due proprio lì. Ma è la telefonata che mi sconvolge, è la telefonata. Ci sono anche alcune cose dette da Winnie che mi hanno colpito, che dico nel libro. Lei non è coerente, però è sconvolta, quindi va bene. Ma c'è una cosa che va a ripetere in tribunale dopo 10, è una cosa che mi ha colpito, dovete leggerla nel libro, magari non significa nulla perché io poi a volte mi intigno sui dettagli, però dice una cosa in una testimonianza che mi ha colpito. Tuttavia ribadisco la telefonata, chi può aver fatto quella telefonata? Stiamo parlando di telefonata dopo l'omicidio di Farina, Farini, sì, Polfornaio, sono sì, io, sì, esatto. Chi poteva già a quell'ora saperlo, chi era in grado di telefonare da dove, perché era tutto chiuso. Allora, o da una casa, ma dove viveva da solo? Perché non ce lo vedo tanto con la moglie di là. All'orario alle 3:30, ecco. 3:30, 4. Beh, ci sono tutti in casa se cioè, vivi sì, con qualcuno. Ovviamente una famiglia normale, sì. Ecco, quindi o vivi da solo, oppure sei uno che opera sulle centraline telefoniche e lì puoi fare qualunque cosa. Ecco, e quindi lì veniamo al famoso zoppetto della SIP. Questa non l'ho mai detta a nessuno, è nel libro... Un piccolo dettaglio. Come il zoppetto della SIP? Questo? Lo zoppetto della SIP, se ve lo dico, poi però non comprate il libro. Vabbè, solo vabbè, un piccolo particolare. Ci sono tante altre cose interessanti, ormai dicelo. Cioè, c'è 400 pagine, ci dici 5 righe. Lo so, però Mainardi si era lamentato spesso con un amico di essere disturbato da, perché il posto dove andava Mainardi non era quello lì, di norma tutte noi copie avevamo magari qualche luogo preferito, ecco, e si lamentava di un guardone claudicante, mi spiace adesso zoppo magari, non è politicamente corretto. E Norberto Galli, il test Delta mi sembra, sì, della cui utilità appunto ripeto io continuo a non capire tanto, però simpatico quando parlava mi ricordo via Faltignano erano tutti sì gente simpatica, insomma come se fosse stato un convivio, disse che la Nicoletti e la Ghiribelli avevano litigato proprio a sangue per un cliente claudicante della SIP. Cosa l'hai scritto? Il famoso zoppetto della SIP, uno zoppetto che disturba Mainardi. Si litigano non molti anni dopo per un cliente zoppo della SIP, allora si chiamava SIP, sì. Mio padre buonanima che è mancato a dicembre la chiamava ancora Teti, ancora prima. La Teti, prima si chiamava la Teti, sì. Poi la SIP, poi Telecom, poi tutto il resto. Ecco, è curioso perché se c'era uno in grado di fare una telefonata nel cuore della notte, come succede nei 3 giorni del Condor, dice hai visto troppi film, può darsi, ma intanto uno che ci sa fare con le centraline, tu che sei comunque un tecnico, quindi se hai una competenza tecnica, tu con le centraline puoi fare molte cose. Un attimo, ci vuole un attimo. Ci vuole un attimo. Cioè, tra l'altro i tecnici della SIP avevano una cornetta, fra virgolette, universale con tastiera, con due coccodrillini. Vedi che le sai le cose, bravo. Sono due morsettini che te attaccavi al doppino qualsiasi, e te ti facevi tutte le telefonate gratis che volevi.
Vi ricordate quando Robert Redford nel film fa impazzire? Sì. Vabbè, esatto. Lì è naturalmente enfatizzata. E lì bastava aprire un armadio qualsiasi. Secondo te poteva anche aver fatto cose del genere. Io ipotizzo secondo di... te, togliamo, allora, o stava da solo, e da solo in casa tua potevi fare, però una telefonata che è arrivata ai carabinieri, quindi molto rischiosa, perché le telefonate ai carabinieri fino a prova contraria sono tracciate, erano tracciate, registrate. Però Daniele questa cosa all'epoca no. Ecco. All'epoca era impossibile. Ma sì. Solamente su richiesta del magistrato potevi collegarti. Ma... e lì andava lo zoppino della SIP. Se facevi la richiesta, se il magistrato avesse fatto la richiesta, tu potevi sapere da dove arrivava. Sì, ma all'epoca non c'era nessuna richiesta. Perché non c'era nemmeno allarme. Ma anche se ci fosse stata, se l'avesse fatto un telefonista della SIP, avrebbe potuto confondere le acque. Chiamava da qualsiasi parte, volendo. Poteva far risultare anche che la chiamata veniva da un altro comune, esatto. Ma comunque all'epoca, essendo tutto meccanico. Valerio Scrivo ipotizza che sia stato eletto meccanico a fare la telefonata. Chi? Valerio Scrivo ipotizza che sia stato proprio il mostro di Firenze a fare. Penso anch'io che sia stato lui. Ma da dove? Ma anche da casa, perché intanto non era sotto controllo, era impossibile. Però, sì, ma c'aveva gente. Se aveva gente in casa. Ma se non ce l'aveva? Comunque ragazzi, io ho solo detto, questo zoppetto mi ha colpito, perché uno della SIP era in grado di fare una telefonata da una centralina senza farsi scoprire neanche con un'indagine del magistrato. A quel punto no. Questo voglio dire. Ti attaccavi a una linea pulita. Al volo, e il collegamento c'è tra i sardi e lo zoppetto della SIP. No, lo zoppetto non c'entra niente, mi ha colpito la... Mi ha colpito che Mainardi si lamenta di un uomo claudicante e le due ragazze, diciamo, litigano per un cliente claudicante. Vabbè, è un collegamento così, quindi. Non è un collegamento, infatti non c'è nemmeno un collegamento. Mainardi si lamenta di un guardone claudicante, le due ragazze, le due libellule, litigano per un cliente della SIP claudicante. Claudicante, questa è solamente una curiosità. E la telefonata? No, la telefonata per me, ecco, a parte questo dettaglio che può essere anche, come dire, uno svirgolamento, l'ho solo notato io, una curiosità, mi sconvolge, perché... Quindi è lui. Ma per forza. E quindi un sardo. È lui, perché solo lui poteva sapere, cioè, perché se non è lui, dimmi tu chi poteva essere, allora sì che c'è il complotto. Perché chi poteva sapere a quell'ora? No, perché di lui c'è solamente la lettera anonima per ora. Questa telefonata allora un altro chi poteva elemento. Sapere della telefonata ne abbiamo già parlato. Non c'erano i cellulari allora. Ora lei ha ipotizzato un'altra cosa, cioè che poteva essere sì il mostro di Firenze, però magari non era in casa per una serie di motivi che puoi ben immaginare, ma moglie, figli, cugini, nonni in casa, quindi si mette a telefonare alle 3:30, ti sentono, e magari poteva essere uno della SIP. Non c'erano cabine, i bar erano tutti chiusi, questo lo dicono proprio le cronache dell'epoca, quindi questa telefonata mi sconvolge perché può averla fatta solo lui o chi per lui. Se crediamo ai compagni, non vedo chi altri alle 3:30 potesse sapere questo. Uno che comunque aveva origliato, sapeva che a Vicchio si stavano muovendo, un amico era già andato a vedere, quindi era qualcuno che aveva sentito e che era lì nei dintorni, che era ancora lì nei pressi. Questa telefonata mi sconvolge perché era sicuramente di qualcuno che sapeva. Non vorrei che fosse stato vicino alle vittime più di ancora. Guarda, di quanto non pensiamo. C'è una cosa molto intelligente, perché Valerio Scrivo, io ammiro, sapete, siamo amici, nel libro, non so se tu hai letto, lui proprio ipotizza il fatto che il mostro di Firenze abbia proprio partecipato alle ricerche, si sia intrufolato in mezzo al gruppo di persone che in quella sera andavano a cercare i ragazzi, lui poteva essere là in mezzo. Potrebbe essere anche quella telefonata lo fa come minimo sospettare, cioè lui da chi poteva avere sentito e quindi poi perché avrebbe fatto poi la telefonata per deviare, perché poi c'è tutto il discorso deviare l'attenzione della Saginalese. Ragazzi, io non sono di Firenze, ho fatto fatica a ricostruire anche queste cose, però ringraziatemi, grazie che ti sei tanto interessato a Firenze, grazie signore, grazie. No, non è facile, sei un territorio che non conosci, quindi per deviare chi poteva essere stato se non uno che o l'aveva fatto, ma se l'aveva fatto era lì nei paraggi per sapere che si stavano dirigendo tutti lì, e allora lui ha cercato di deviare, quindi è quello che dice Valerio Scrivo, ha un alto tasso di probabilità. Poi dopo la testimonianza dice che quando chiedono, che poi è una cosa che
ricorrente, no? Dicono: ma com'era la voce? Dicono tutti: parlava un perfetto italiano. Nessuno mai, cioè, qui possiamo escludere. Sì, la testimonianza dice che non c'era nessuna inflessione. Ma tutte, Allegranti dice che non c'era inflessione, la moglie di Spalletti dice che non c'è. Ma chi è che chiamava dall'Accademia della Crusca? Perché pure esatto, non mai fatto. Strana, non c'è anche la donna, mi sfuggono le. Allegranti? L'ho detto, Allegranti. Ah, sì, scusa. L'ho detto, sia Allegranti che dice la che lo chiamava, ma non aveva nessuna inflessione dialettale. La telefonata di notte, alle 3:30. Posso dire una cosa? Sono tutte testimonianze del relato, però noi queste telefonate non le abbiamo sentite. No. Loro dicono così. Lo dicono così. Non è che non un possiamo. Accento neutro non lo improvvisi. Tutti abbiamo un accento. Sì. Io ne conosco pochissime persone che magari hanno girato molto l'Italia, hanno un po' perso, non hanno un particolare. Io conosco persone che hanno un accento neutro quando devono fare determinate cose. Poi ho un'amica, una cara amica che sta a Lecce, si sente benissimo che è di Lecce, però quando ha fatto alcuni corsi di edizione. Ha fatto i corsi. Ah beh, certo, sì, ha fatto così edizione. Quando deve, per esempio, facciamo o era un attore. L'attore sa come togliersi l'accento. Certo, certo, sa come, no? Ha fatto il corso. Ecco, per esempio, un attore, ma andiamo già. No? Lei quando parla nel documentario, almeno negli ultimi, nei primi, si sentiva, poi è migliorata. Anna Grazia, sì, sai sì, chi è? Conosco bene. Non si sente, però certo. Se comincia a parlare normalmente. Esce fuori. Ma sai, anche un medico può avere un accento, cioè un medico è una persona sicuramente molto colta, però può avere tranquillamente un accento. Allora, per non avere l'accento deve avere, come giustamente abbiamo detto prima, deve aver fatto dei corsi, deve fare dei lavori. Ma incidentalmente capita, io persone sì, che per esempio hanno girato molto l'Italia per lavoro finiscono un po' per avere un accento neutro, sì. Però non sono molte le persone completamente prive di accento. Io per esempio stasera mi sto sforzando di non avere l'accento. Però quando, si sente lo stesso, quando mi sento in radio mi metto le mani nei capelli, non perché mi vergogno del mio accento genovese, ma perché io mi illudo e invece no, ce l'ho. Mi tradisce la E, soprattutto tradisce la E, è la vocale più carogna, no? Quindi come faceva questo a non avere accento? E poi è vero, ce lo dicono, ce lo raccontano. Dunque, la telefonata di Vicchio per me rimane sconvolgente. E tutto l'episodio di Vicchio, perché è andato comunque a, come dire, pizzicare lontano da dove stava agendo di solito, e probabilmente l'unica coppia che non faceva caso al mostro perché si sentiva tranquilla. Non so, è qualcosa che a me inquieta. E anche lì molti hanno detto: ma la scena non era piena di sangue, perché lì è stata cinturata a dovere da dottor Canessa. Con tutto ciò, 10 coltellate ha preso Claudio Stefanacci, 12, e 5-6 sicuramente ancora in vita. Io non lo so, doveva esserci proprio il lago e lui stesso, perché lui sì, come dici tu, poteva, Vera, poteva anche travestirsi, cioè mettersi il pescatore, o l'ha detto qualcuno. La tuta. Vabbè, lo metto anche nel libro, ma non uccidi con la tuta perché ti impaccia. Lo dice, l'hai ipotizzato in un video Nicola Blasco, che è per... Perché tu ovviamente hai bloccato. Cioè. Ma io sono una anche serial lui, killer. Anche lui. Ancora non mi ha bloccato. Bloccofila. Ma sì, con le cose che scrivo prima o poi, no, che scrivo parafilia, io. No? Parafilia di blocco. No, dico solo, se era con tutta... Il pescatore è un buon soggetto, perché gira di notte, perché ha tutte le cerate, però è impacciato con la cerata. Ma c'è una testimonianza nel delitto di Calenzano che hanno visto un uomo con la muta a sub? Hanno visto. Certo, quanta gente, ha visto tante persone, però voglio dire, cosa vai con la tuta da sub a fare? E una volta c'hai la cerata da pescatore, una volta hai la tuta da sub, non lo so. Quest'uomo chi era? Fregoli? Aveva tutti i travestimenti nell'armadio, per una volta si vestiva in un modo, no? Voglio dire, io sono dell'idea che non fosse così complicata la questione. No, non anche io sono convinto che fosse così complicato. No. Cioè, me lo andava, pigliava, uccideva e tornava a casa. Più rasoio di Occam, sì. Più vicini a rasoio di Occam. Cioè, diventa complicata se per il semplice fatto che appunto a 50 anni di distanza dal primo duplice omicidio siamo ancora qua a parlarne, perché non abbiamo niente di definito in mano. Allora, chi ci segue sa, certo, segue anche il mio canale, quindi sa bene come la penso io. Sì, ma anche mi baso su delle carte che sono state scritte a persone che hanno vissuto poi, diciamo, i momenti, no? Certo. Del 68, il 74, eccetera, eccetera. E secondo me ha voglia
a scansare quella pista lì. Sì, sì, a voglia a scansare o a tentare di convincermi del contrario. Io sono quasi certo, perché poi dopo alla fine la certezza vuol dire no, io non è che ho ragione io, voi siete teste di cazzo. Ma io sono quasi certo che leggendo, studiando determinate cose, Stefano Mele era lì. Come poteva essere lì? Perché c'era qualcuno che conosceva, lui no, ovviamente non è stato certo a uccidere la moglie, non era in grado, no, era lì a proteggere il bambino. Era per il bambino, però converrai con me che non è che se vengono a dire hanno soldato un killer, cioè quale killer con un po' di sale in zucca viene lì con Stefano Mele che guarda il bambino, cioè non scherziamo, cioè, secondo me lì è stata proprio una cosa proprio lì. Di vendetta e familiare, poi certo. Per un discorso, io poi non sono riuscito a continuare con Carmen perché poi ho parlato d'altro sul fatto di Barbara che potesse eventualmente... Io penso anche inconsciamente, no, o involontariamente, diciamo più involontariamente, potesse essere sfruttata perché questi incontri a cui lei si prestava con altri uomini, per lei forse erano incontri di piacere, qualcuno si faceva pagare. Ma riscuoteva lei, no? No, questo non credo, ma può essere, diciamo che è secondario, però c'è un verbale in cui si parla dello Bianco come aspirante sfruttatore, esatto. Cioè il clan dei siciliani era competitor nello sfruttamento di questa donna, visto che tutto sommato può essere un momento questo, no? E questo non dico, non devo dire secondo me, vabbè, lo dici, ma no, ma è Davide Cannella, mi ha bloccato, il secondo me è trito e ritrito, è come l'attimino, no? C'è dentro questo movente, c'è sotto le mentite spoglie del delitto passionale. È arrivato, ti interrompo, scusa, è arrivato un messaggio da scrivo che salutiamo. Dice il Piantone che ha ricevuto la telefonata, non dice che non era senza accento, ma che aveva un forte accento toscano. Ah, questo perché si diceva di essere un fornaio, e quindi e quindi si pensò. Eh sì, che il fornaio avesse un legame con Mucciarini, ma Mucciarini non era perché era in carcere. Quindi perché Mucciarini era fornaio, era. Sì. Era fornaio, sì. Stranamente quella sera Mucciarini, tra l'altro, era un bravissimo uomo, però con qualche precedentino penale, e quindi andarono a rinfacciarli, no? Perché poi se hai rubato una mela a 7 anni te la vengono, no? Poi ecco, e quindi fu tirato fuori anche questo fatto che aveva un lontano precedente, eccetera. Però mi sconvolge la telefonata a prescindere dall'accento. Sì, questa certo, proprio certo, a prescindere, certo. Non la posso collocare se non in mano al nostro. Io voglio tornare un attimo al discorso che non c'entra assolutamente niente sugli accenti, sulle telefonate, eccetera. Sul fatto che Carmen diceva prima non bisogna aver dire ma quello non capisce nulla, oppure io la certezza, eccetera. Questo riguarda un fatto, quando io feci una trasmissione, un podcast riguardante, perché poi sempre a parlare di questi soldi di Pacciani, Pacciani per i soldi, e io dissi la settimana prossima, sai come faccio i video, no? Per presentare poi le trasmissioni, quelle successive, intervisterò Davide Cannella che ci spiegherà finalmente e una volta per tutte la provenienza, i soldi di Pacciani. Ma te la dico io la provenienza, aspetta, lui si mette a leggere quello che ho letto, sì, te la dice chiunque. A maggior ragione te lo dice perché ha investigato proprio in quel contesto, e proprio per quel motivo là. È arrivato uno, ha detto sì, vabbè, allora se ce lo dice Cannella, che ce lo deve dire? Te oppure una persona che ha comunque fatto delle indagini in tal proposito? Ecco, si arriva a dire che le persone non capiscono niente quando hanno proprio vissuto, hanno lavorato in quel campo. Beh, ma ce lo dice Vigna. Allora Vigna, per motivi tutti suoi subliminali, tendenziosi, perché aveva un'indagine in corso, ma te lo dice lui. Che non bisogna stupirsi dei soldi che avevano i contadini, perché i contadini avevano molti soldi. E lui che te lo dice in un'intervista reperibile in web, lui usa il termine risparmiosi. Sì, risparmiosi, sì. Era molto, come dire, era molto oculato, no? Nel spendere soldi. Ma mica solo lui, io ti potrei parlare dei miei nonni e bisnonni, non ho bisogno di andare né a cercare Pacciani né a cercare nessuno. Questa era gente che mangiava solo quello che produceva. Esatto. Vestito buono te lo mettevi se andavi a una cerimonia. La domenica a messa. Ecco, ma carne, Pacciani manco quello. Ecco, la carne una volta alla settimana l'Italia. Bene. La comunione gliel'ha fatta fare alle figliole. La comunione gliel'ha fatta fare. Sulle figliole c'è una foto. Ci sarebbe un discorso da fare che non faremo stasera sicuramente.
Però Pacciani in questo senso rappresentava l'italiano medio, cioè allora poi le pensioni, no? Invalidità, accompagnamenti, cioè era un'Italia alle grotta che, no? erogavano, ha dato le pensioni ai contadini senza contributi, la gente si è incazzata a morte, no? Aveva anche poi, aveva l'eredità, aveva le pensioni, poi ne il pagamento dal carcere, gli avevano staccato un bel assegno, ed era uno che risparmiava tutto in maniera maniacale, quindi non c'è da stupirsi. E poi su quel modo di risparmiare l'Italia sta campando, cari ragazzi, su quei risparmi dei nostri nonni, non di Pacciani, però voglio dire, su quei buoni che fruttavano, l'Italia, l'Italia ha campato. Ragazzi, io non la trovo scandaloso, come se un contadino non potesse avere qualche cosa da parte, invece poi si compravano le case, compravano, non dite così, i contadini erano così, sì. Erano. Lui esagerato. No, no, poi tra l'altro un aneddoto a me ha fatto sempre ridere. Lui l'orto in casa mica ce l'aveva, l'ha fatto lui a forza di secchiate di terra. Sì. Ma è vero, ci ha raccontato. Cioè, la casa era fatto di sana pianta. Era diroccata, cadeva a pezzi. Poi l'ha ristrutturata la casa, ma fa tutto da solo. Mai avesse chiamato una ditta per fare lavoro, tutto da solo. Mi fate una delle poche volte in cui vedo Pacciani con un'espressione triste, perché di solito è protervo, e quando arriva la polizia e gli butta sotto sopra l'orto, vedi l'espressione di proprio triste, perché l'aveva fatto con le sue mani, con tutto l'amore, con tutta la forza, facendosi, qualcuno dice, facendosi aiutare dalle figlie a viva forza, poi vabbè, però l'aveva fatto, lì lo vedi veramente sgomento, perché gli distruggono la vita, il lavoro di una vita, l'unica volta in cui fa forse un po' di tenerezza, forse. Ragazzi, io ve lo voglio dire, ma abbiamo finito la trasmissione. Va bene. Gli è finita? Davvero. Ma? Oh signore. Vedi, noi non abbiamo. Ridendo e scherzando, qua le ore vanno via. Eh? Non abbiamo studiato audizione, si sente. No, io sicuramente volevo farlo, volevo sciacquare i panni in arno, poi ho detto, ma che me frega, come siamo, Poi quando mi risento dico, no. Perché? Vabbè. Veramente, mi scusi. Io in realtà veramente le trasmissioni non riesco mai a riascoltarle, perché non posso sentire la mia voce. Ma non hai un accento forte, io che ti ascolto insomma regolarmente. No, veramente, non, ridi, non riesco, quell'accento tremendo. Non riesco, ma allora io ti dico questo, una piccola aneddota. Allora io, come tutti ben sanno, ho fatto anche, oltre a un centinaio di cortometraggi, ho realizzato un docufilm sul demonio di Rimondeto, lui lo sa, assolutamente, perché è stato, ha avuto un discreto successo soprattutto in Toscana, poi l'ho esportato in diverse parti del mondo ai cinefestival. Complimenti. C'è un pezzo dove io sono a video, dove racconto, io tutte le volte che abbiamo dato il film ero presente, facevo finta di allacciarmi le scarpe perché non potevo vedere, la gente mi diceva, ma perché, oppure spieghi bene, parli bene, insomma. Io non riesco, non ce la fa. Veramente anch'io. Io veramente, ma questa è una cosa che veramente... Anzi, veramente non dovrei neanche dirlo, perché è proprio una di quelle parole che mi fa cadere, mi scivola proprio. Tanti attori non riescono, io conosco... Però non hai un accento forte, questo per quello che può ma contare il mio... Ma perché i miei genitori innanzitutto sono uno di una regione, uno mio papà pugliese... Ecco, quindi vedi che hai un piacevole accento toscano, poi cos'è il toscano? È l'italiano un po'... Aspirato. Voglio dire, esatto, no? Poi c'è il romanesco, che anche poi le regioni del centro sono, però il toscano è un italiano aspirato. Il rimprovero che posso farvi è che quando è forte tagliate la parola a metà. Sì, quello sì. Quindi finché sei succede. Romano, quando cominci a avere problemi di udito, però non è nemmeno un accento da dire, no? Adesso non voglio fare paragoni con altre regioni, è una cosa è sempre una cosa, ripeto, che rimanda comunque a un'origine letteraria, quindi fa sempre piacere, almeno a me. Ecco, che poi abbia studiato quello, no? Per secoli. Ragazzi, abbiamo terminato. Io pensavo che non, ho detto, stasera non passa, invece è passata velocissima. No, velocissima. Grazie della fiducia. No. Vabbè, non conoscendo poi la persona, poi insomma, io ripeto, invito tutti. Ora poi Carmen mi ha promesso che qualcuno lo sbloccherà. Ma ditemi chi, perché io, sapete come sono, vabbè, questi serial killer, neanche si ricordano chi hanno fatto fuori. Fai quello che vuoi. Secondo me Carmen, quando apre i bloccati, gli si aprono 5 pagine di Facebook. Sicuro? Allora, non posso darti torto. Scusate, ma per finire con una banalità, proprio la domanda più banale, arriveremo un giorno, Carmen, a sapere la verità? Sì, io voglio chiudere con un messaggio di speranza.
io ho già una certa età. Tu hai detto arriveremo. Qualcuno in questa stanza ci deve arrivare, secondo me, alla verità, o attraverso un messaggio di qualcuno che muore e lo lascia, ma ci dovremo arrivare, ho fiducia che ci arriveremo, spero di vederla, oppure la vedrai tu, ma io sono certa che tu la vedrai, almeno tu la devi vedere. Insomma, diciamo, la tua generazione. Ecco. Bene, ringraziamo Carmen che è venuta, ci ha confessato che è venuta direttamente da Bordeaux. Quasi, ci ho fatto proprio un appoggio di valigia a Genova, okay. Diciamo così, e poi sono venuta. Beh, ringraziamo no, per ma la dai, serata. Piacere. Ovviamente ringraziamo Riccardo Sacchettini. Io ringrazio stasera. Voi. Grazie a te per essere grazie venuta. Grazie a te, Carmen. E Riccardo Sacchettini, che stasera è rimasto affascinato dalle parole di Carmen. Non molto, ha detto molto. Una complimenti. Complimenti. Salutiamo tutti. Grazie. Vera Kritzmann, che è la nostra ventilatrice, rifornitrice di pompelmi, birre, acqua, rifornito regolarmente di bevande. Tutti chiamato, il buon Daniele Bronzi. Noi ci famiglia di appuntamenti. Settimana prossima avremo Francis Trinipet, Enea Oltremare, Luca Scuffio a Prato. Vi ricordo anche che il giorno dopo il venerdì io, Giampaolo Zanetti, Leandro Cesti saremo sul canale 89 da Davide Cannella, www Radio Caffè Criminale, canale 89 Digitale Terrestre. Ragazzi, noi si lavora a bestie per voi. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte.